Cominciamo la prima sessione del pomeriggio. Apriamo con l'intervento di report difesa, quindi un intervento di pensiero, di sistema, mettiamola in questi termini, per inquadrare l'altro grande tema che caratterizza il mondo della cyber security, che è quello della sovranità digitale, un termine che da qualche anno impazza un po' dappertutto, più o meno a sproposito o più o meno a proposito. Di questo poi ci parleranno meglio i nostri ospiti. Non perdo altro tempo se non per presentarvi il direttore di Report Difesa, Luca Tatarelli, e i due relatori, William Nonnis, con una lunga esperienza nel settore defense, e Pier Guido Iezzi, che è una presenza storica della cyber security italiana. E quindi questa sincronia, questa intersezione di competenze è forse la migliore per poter affrontare un tema che è nello stesso tempo di scenario, quindi di politica, di strategie e di tecnologia. Prego. Grazie professor Monti, buon pomeriggio a tutti, mi presento, sono Luca Tatarelli e sono il direttore di Report Difesa. Report Difesa è un giornale online e si occupa dal 1 marzo 2017, giorno che siamo nati, di tutto quello che avviene nel mondo della geopolitica e anche nel mondo della sicurezza nazionale e internazionale, compreso chiaramente la questione cyber. E siamo presenti qui con il nostro spazio, ringrazio gli organizzatori per questo spazio che ci è stato concesso, e questa sera abbiamo appunto Pier Guido Iezzi di Swascan e William Nonnis di Enea, oltre a, come dicevo appunto nella presentazione, lunga esperienza nel mondo della difesa. La domanda che devo rivolgere a entrambi è questa: finora le aziende hanno sempre puntato sulla sicurezza fisica, mentre ora stanno scoprendo, loro malgrado, che c'è anche una sicurezza telematica da considerare. Ecco, come secondo voi l'Italia può evidenziare la propria sovranità tecnologica? Iezzi. Allora, prima di tutto grazie mille per l'invito, e l'inizio con presenza storica della cyber significa che inizio a essere vecchio. Allora, c'è un punto fondamentale: il tema del rischio informatico è diventato un punto di attenzione e criticità soprattutto con l'attuale conflitto in essere. Ci siamo resi conto come la modalità con cui oggi le guerre vengono condotte non è soltanto con il soldato e con i mezzi, ma in realtà c'è una combinazione che va da un lato con il tema di informazione e disinformazione e dall'altro proprio con il mondo cibernetico. Ed ecco che le aziende hanno scoperto questa novità, forse, ma una novità che non lo è, perché di fatto le aziende sono state già colpite nel corso degli anni da una serie di attacchi informatici. Questa guerra ha portato alla luce un tema che era proprio il tema della sovranità digitale, che più volte nel corso degli anni se ne è sempre parlato, ma prima di tutto la Russia ha sollevato la sua capacità, proprio la sua sovranità vera e propria digitale. In che modo? Perché noi dobbiamo dimenticarci che la Russia, nel momento in cui ha iniziato a subire i primi attacchi da parte dei vari collettivi attivisti, ha praticamente chiuso, come se fosse una sorta di firewall, a tutela quelli che sono i suoi asset. Ed è un tema interessante, perché in quel momento tutto il resto del mondo si è posto il problema se anche noi potessimo in qualche modo disporre di uno strumento simile, e ci siamo resi conto che, andando a fare letteralmente la verifica, a parte la Russia, la Cina, l'Iran e la Corea del Nord, fondamentalmente non ci sono altri paesi che hanno questo tipo di capacità, una capacità estremamente importante in un contesto geopolitico, cioè la capacità di potersi difendere, di essere completamente invisibili dall'esterno, ma nello stesso tempo dall'interno poter continuare a effettuare questa tipologia di attacchi. E la domanda da porsi è se l'Italia e la comunità europea può in qualche modo riuscire a costruire questa sorta di firewall, questa sorta di sovranità digitale. Beh, la risposta è ovviamente no. Non lo può, perché da un lato, da un punto di vista tecnico, ci sono una serie di vincoli non banali da dover risolvere. Ragioniamo soltanto sulla presenza di diversi paesi, quindi a livello comunità europea questo non è possibile. Dall'altro passaggio abbiamo un problema invece a livello nazionale, e che noi dovremmo disporre di una serie di una capacità produttiva, cosa che è possibile
raggiungere soltanto dopo molti anni. Poi non dobbiamo dimenticarci che se soltanto prendiamo il nostro cellulare che stiamo utilizzando, se prendiamo il nostro computer che usiamo ogni giorno, ma anche soltanto la tecnologia che abbiamo in questo momento in mano, se cerchiamo dietro troveremo, guarda caso, che è stato sviluppato da qualche parte del mondo, che non è l'Italia. Quindi il vero punto è che la Comunità Europea e l'Italia, parte della Comunità Europea, diventa ed è di fatto una sorta di colonia digitale. Quindi la scelta vera e importante è soltanto capire da quale lato stare. Mi sembra che la posizione presa sia abbastanza ovvia. Questo però non significa che noi dobbiamo rimanere passivi a questa situazione. Noi dobbiamo comunque sfruttare quelle che sono le opportunità dell'ultimo piano strategico nazionale, che proprio di qualche giorno fa che è stato rilasciato, dove si punta fortemente a una serie di investimenti in competenze, in tecnologie, proprio per cercare di colmare questo gap che sarà un percorso estremamente lungo. Questa situazione, e rubo soltanto l'ultimo minuto, ha creato una nuova condizione, cioè nel momento in cui noi non riusciamo a difendere il territorio, quindi con un approccio tipicamente militare, automaticamente imponi alle singole aziende di dover costruire la propria sovranità digitale, cioè riuscire ad essere un elemento in tutela. Fondamentalmente o concettualmente stiamo tornando a uno scenario, a una visione che è modello medievale, cioè ogni città con il proprio fortino, di fatto oggi quella città è ogni singola azienda. La singola azienda ha questo tipo di capacità di competenza grazie a una serie di tecnologie. Come spesso succede, queste tecnologie non sono italiane, ma le competenze in Italia ci sono e noi dobbiamo sfruttare molto quello, quindi giocando su quei che sono i tre parametri di riferimento, che sono competenze, tecnologie e processi. Grazie, lo vediamo anche qui presente, qui a Pescara, appunto aziende che si occupano di sicurezza informatica. Nonnis, l'Italia allora sulla sovranità tecnologica, se dovessimo fare una classifica, primo o ultimo posto? Beh, allora, partiamo da un presupposto. Nel momento in cui siamo classificati, utilizziamo questo termine, 24esimo posto su 27 Stati membri, iniziamo a porci una domanda e proviamo a dare una risposta. Punto primo, diceva il collega, le competenze e quant'altro, correttissimo, c'è solo un piccolo problema. Vogliamo le competenze, non vogliamo riformare tutti i programmi scolastici per alzare le nuove leve, eccetera, eccetera, però vogliamo, come citava prima l'agenzia cyber il collega, le persone dall'oggi al domani pronte. Per carità, potremmo anche trovarle, forse. C'è solo un piccolo problema che il collega, tra virgolette, mi ha dato l'assist. Con quali infrastrutture? La pandemia ha tirato fuori un argomento delle infrastrutture critiche che risale a 20 anni fa, non ci siamo inventati nulla. Queste infrastrutture critiche, nel momento in cui non sono gestite, controllate in maniera adeguata da uno Stato, da un ente terzo, quello che volete voi, diventa anche difficile poi affrontare un attacco, anche perché non essendoci una cultura proprio in ambito cyber security, e mi capita di leggere spesso degli articoli, attaccato il sito del governo russo, che vuol dire tutto e non vuol dire nulla, perché se andiamo a calcolare che un attacco, secondo la logica umana della cultura che abbiamo oggi, è mandare down un sito, non è un attacco quello. Un attacco è nel momento in cui, faccio un esempio banalissimo, nel 2007 in Estonia è andata in blackout per 48 ore tutta la città perché hanno attaccato la centrale elettrica. Quello è un attacco serio, perché tu hai mandato KO uno Stato. Questi sono gli attacchi. L'altro aspetto fondamentale della sovranità tecnologica, non ci credo, come dice il collega qua, perché non abbiamo la forma mentis, non abbiamo una politica visionaria, perché quello è l'aspetto fondamentale, a differenza di grandi colossi come la Russia, la Cina e quant'altro. Ricordiamoci sempre che la Cina, perché oggi è leader dei dispositivi, eccetera, eccetera, perché sono 25 anni che ha iniziato a pianificare questo, chiamiamolo piano strategico, e noi siamo rimasti a guardare. Noi ancora ad oggi, banalmente, giusto per uscire un po' fuori tema,
non riusciamo nemmeno a produrre le mascherine, tornando all'epoca del Covid. Cioè, abbiamo chiamato i cinesi, oh, ce le mandi? Se non riusciamo a fare le cose basilari, come possiamo avere una sovranità tecnologica? Inoltre, come possiamo, forse questo è un assist poi al collega, come possiamo pretendere di dire ai cittadini no, questo non lo devi fare, o agli stakeholder che ci vendono i servizi, questo non lo puoi fare? Come diceva il collega, i dispositivi sono tutti made in Cina fondamentalmente, e allo stesso tempo sono player mondiali. Come fai a contrastare questi player mondiali? Ormai il mercato, come ci siamo sempre detti con te, è delineato, non si smuove più. Ci vuole forse, non lo so, altre 10 generazioni per riuscire ad avere o a provare la sovranità tecnologica. Grazie William. Dunque, ex giornalista economico, mi ricordo che nella zona del Casertano c'erano grandi aziende che si occupavano di informatica che purtroppo hanno chiuso, depauperando anche questo sistema economico italiano. Ecco, voi facevate l'esempio di quello che sta accadendo in queste settimane, in questi mesi in Ucraina. Quanto è preoccupante un attacco che è stato fatto dai cyber, dicono cyber russi, poi vai a dimostrarlo, che è difficile da dimostrare. Quanto è importante questo che è stato fatto, questi, diciamo, ipotetici cyber russi nei nostri confronti? Penso al fatto che andarono down il nostro sito della difesa, ma anche l'attacco a Trenitalia, anche se poi pure là va dimostrato, e anche altri attacchi. Quanto il cittadino medio, questa è la domanda, quanto il cittadino medio si deve preoccupare per i dati che queste aziende hanno del cittadino stesso? Prego Iezzi. Allora, hai citato due casistiche, due tipologie d'attacco che dobbiamo necessariamente distinguere. L'attacco che è stato, su cui è stato vittima Ferrovie dello Stato, è un attacco di cybercrime. È un attacco da parte di una gang di ransomware che è entrata dentro, come spesso avviene, e ha richiesto il riscatto. Quindi tecnicamente non c'è una stretta correlazione con quello che è il conflitto in essere. Quindi hanno continuato a svolgere quello che è il loro lavoro quotidiano, non legale. Il seconda tipologia di attacco, e fa riferimento agli attivisti, al collettivo filorusso che è il Killnet e Legion, sono delle attività diverse. Sono delle attività dimostrative, sono attività che avevano un obiettivo molto semplice, quello di fare rumore, di mostrare la loro presenza. Parliamo comunque di gruppi di ragazzi che vanno da 20-24 anni, che hanno condotto degli attacchi di DDoS, sono degli attacchi che avevano lo scopo di saturare quella che è la capacità di erogazione dei vari servizi messi online. Quindi non c'era nessun tipo di impatto diretto, immediato, su quella che è l'infrastruttura informatica, dei dati, ma soltanto l'indisponibilità di un servizio. Quindi prima di tutto dobbiamo fare una netta distinzione. Devo dire che Killnet e Legion, con questi attacchi, fondamentalmente hanno risollevato un tema di attenzione, sono riusciti in realtà dovremmo in qualche modo anche ringraziarli, perché hanno sollevato la questione del tema dell'importanza della sicurezza informatica. Negli attacchi sono stati colpiti non soltanto degli istituti o dei siti governativi, ma anche dei servizi, quindi questo è stato un aspetto, perché il vero problema di questo contesto, di questa guerra, oggi non abbiamo ancora visto quelli che potrebbero essere le vere punti di attenzione e di criticità. Spesso si è parlato di una possibile escalation, ha parlato la dottoressa Ciardi qualche giorno fa. In realtà quello che mi aspetto soprattutto nei prossimi mesi è un aumento importante degli attacchi di ransomware, perché oggi è difficile fare una distinzione tra cybercrime da gang ransomware e da cyberwar, perché noi dobbiamo immaginarci che una gang di ransomware che entra all'interno di un'infrastruttura, ruba e crittografa i dati, in realtà raccoglie anche una serie di informazioni, raccoglie informazioni su come è fatta quell'organizzazione, raccoglie informazioni e dati in qualche modo personali, e se quella gang in qualche modo è filorussa, molto probabilmente quelle informazioni oggi potrebbero essere cedute o anche vendute a una terza parte che potrebbe essere interessante.
Qui entra in campo un tema estremamente importante, perché il tema del quinto articolo della NATO diventa un punto di massima attenzione, cioè il rischio di chiarire, o meglio, la necessità di chiarire immediatamente qual è la natura dell'attacco permette di scongiurare delle evoluzioni, un'escalation che ognuno di noi non vorrebbe mai dover affrontare. Grazie Iezzi. Nonnis, allora è da preoccuparsi, queste sono preoccupanti questi attacchi, o come diceva Iezzi sono un po' dimostrazione della, diciamoci la verità, da uomini di intelligence capiamo che la guerra si fa in tanti modi, non solo con i fucili, con i cannoni, ma si fa soprattutto con gli attacchi cyber. Diciamo che la guerra nel 2013 più o meno, 12-13, è passata una guerra cibernetica, non esistono più armi, non esistono nulla, perché fondamentalmente quando io voglio buttare giù uno Stato economicamente o socialmente parlando, basta che ho le informazioni di quello Stato e te lo butto giù. Ricollegandomi al discorso del collega, condivido tutto, soprattutto la parte, visto che abbiamo fatto una norma in fretta e furia per questa guerra, dove ci dice che tutte le pubbliche amministrazioni devono rimuovere il Kaspersky, che è, sappiamo benissimo, l'antivirus russo. Peccato che c'è un piccolo problema, ma un piccolissimo problema. Il Kaspersky nella pubblica amministrazione esiste dal 2011. Secondo voi, io pongo una domanda a voi, ora che gli togliamo il Kaspersky a tutte le pubbliche amministrazioni, cosa abbiamo risolto? Visto che a livello tecnico l'antivirus, quando viene installato su una server, una macchina, quello che volete voi, diventa amministratore della macchina. Quindi io tutti i processi, tutti i flussi, li ho presi a suo tempo. Non stavo aspettando una norma da parte di uno Stato per togliermi l'utilizzo del software nelle macchine italiane. Ma allo stesso tempo faccio un'altra domanda. Quanti comuni hanno disinstallato Kaspersky? Perché ancora è inutile fare le norme se non abbiamo una reportistica. Dimmi su 8.000 comuni quanti sono stati ligi, chiamiamolo al dovere, nella disinstallazione del software Kaspersky e reinstallarne, perché ricordiamoci devi fare una gara pubblica per ottenere un nuovo software, a livello nazionale un nuovo antivirus. Io mi piacerebbe aspettare non solo la norma, perché è facile scrivere le norme, ci vogliono le cose concrete, perché le norme siamo tutti bravi a scriverle, ma senza nulla togliere i legali, ma come dico sempre io, diamo i numeri, quali sono i comuni, sappiamo quali sono, fammeli leggere e vedere. Oggi con l'accesso remoto alle macchine si capisce chi ha installato o disinstallato quel software, è inutile girarci attorno, diamo alle persone un qualcosa di concreto, facciamoli capire che sì, facciamo le norme ma operiamo anche le norme, e allo stesso tempo, come diceva il collega, è inutile fare una norma, o meglio, sì, l'agenzia serve. Questa cosa dell'agenzia mi ricorda tanto, 2 anni fa, diciamo la strutturazione del Ministero dell'Innovazione, perché in Europa ce l'avevano tutti, mancavamo solo noi. Ecco, in Europa ce l'hanno tutti, mancavamo solo noi, però ad oggi dico sempre, ma quel Ministero e forse in futuro questa agenzia, cosa hanno fatto e cosa faranno? Perché se vogliamo rispondere anche, diciamo nel termine corretto, prevenire il problema degli attacchi, non possiamo assolutamente scrivere che la cyber security, quindi un eventuale attacco, è a monte coordinato dalla politica, quando la politica non capisce di cosa sta parlando. Esistono fior fior di tecnici, ne abbiamo abbastanza in giro, competenti, come ha detto il collega, ma non vengono mai coinvolti. Questo è un altro problema che io li aspetto al varco, nonostante stia uno di, tra virgolette, all'interno dell'istituzione, ma mi piace aspettare al varco perché sono uno coi fatti. È inutile millantare, facciamo un decreto, apriamo le agenzie, distruggiamo, facciamo, ma poi cosa abbiamo fatto? Dal 2013 ad oggi gli attacchi informatici, parlo dell'Italia, nel nostro territorio fino agli ultimi 2 anni di Covid sono incrementati del 67%, privato e pubblico, non parlo di solo pubblico. Quindi mi piacerebbe vedere più i fatti che, diciamo, fare annunci spot, come li chiamo io.
Grazie William. Dunque, diciamo la verità che la politica e quindi il Parlamento fanno le leggi, quindi torna tutto al punto di partenza, un po' il caro vecchio gioco dell'oca. Ecco, mi date l'assist, come si suol dire, per andare in gol. Norme. Questa mattina si è parlato, tra l'altro, del quadro normativo nazionale e il perimetro nazionale di sicurezza cibernetica. Voi, nei vostri due interventi, avete incentrato proprio questa questione delle norme. Dove c'è, diciamo così, il buco che potrebbe essere colmato dal punto di vista normativo? Iezzi. Pronto? Allora, domanda complicatissima. Prima di tutto perché non sono un avvocato, io sono abituato a ragionare da tecnico, tecnico in realtà non è tanto una questione di norme, perché poi in realtà le norme sono corrette, sono giuste, devono esserci, devono fornire quelle che sono le linee guida di riferimento, entra in gioco poi la capacità e la competenza delle aziende o di chi in qualche modo da un lato gestisce le aziende, dall'altro ha in carico la gestione del rischio all'interno dell'azienda, di valutare qual è la modalità corretta di gestione dell'azienda stessa in base proprio a quello che è il rischio. Anche perché c'è un passaggio che è importante, questo è che noi oggi viviamo un mondo in cui le minacce e gli attori cambiano costantemente, quindi qualsiasi tipologia di norma che noi andiamo a implementare rischierebbe di diventare vecchia nel momento stesso in cui viene direttamente approvata. Ragioniamo soltanto, faccio un esempio, al tema della GDPR, dove una legge è corretta, si parla non un caso di misure adeguate, dove però nello stesso tempo sappiamo perfettamente che tutti i nostri dati oggi sono già completamente disponibili a livello web, dark web e deep web. Quindi qui il tema vero è la capacità e la competenza dell'azienda di avere una chiara visione di quali sono gli impatti di un qualsiasi tipo di minaccia e di valutazione corretta del rischio. Si entra in quello che è il concetto di sicurezza preventiva, dove l'analisi del rischio deve essere ampliata sia da un punto di vista tecnologico che da un punto di vista umano, così come da un punto di vista dei processi. E il concetto dove noi siamo abituati sempre di più, oggi si sente sempre parlare di security by design o di security by default, che in qualche modo è stato ripreso da una serie di direttamente dalla privacy, così come c'è un termine che devo dire la verità che è costante e continuo in tutte quante le presentazioni o brochure quando si parla di sicurezza, il concetto di resilience. Allora, partiamo dal primo, il concetto di security by design e security by default. Beh, è evidente che non funziona, perché il vero problema oggi è sempre di più la security by detection e la security by reaction, cioè la capacità di identificare l'anomalia e la capacità di rispondere. Allora la domanda da porsi è: perché la security by design e by default da solo non sono più sufficienti? Ebbene, molto semplice, tutti i nostri oggetti sono fra di loro interconnessi, sono collegati fra di loro. Guardando anche soltanto dentro una piccola o grande azienda, ma anche dentro casa nostra, quanti sono gli oggetti stratificati in obsolescenza? Cioè abbiamo oggetti vecchi che non sono più mantenuti. Bene, se fai questa combinazione ti rendi conto immediatamente che quel concetto vero, valido, non è attuabile da solo. Bisogna aggiungere quest'altra componente. Dall'altro c'è il tema della security, la resilience della sicurezza all'interno delle aziende. Qui entra un tema estremamente interessante. La resilience è uno di quei concetti che è stato preso dalle proprietà dei metalli, e cioè la capacità, avendo subito un attacco, di poter essere ripristinato. È ben interessante, perché significa che noi ci siamo dimenticati il concetto della resistenza. Cioè il vero passaggio è che io posso ragionare sulla resilienza, ma deve essere per forza associato al concetto di resistenza, e la resistenza è la capacità di rispondere all'attacco e non necessariamente di subirla passivamente, anche perché la resilienza, bene o male, tutte le aziende ce l'hanno con un sistema minimo di backup o un minimo di disaster recovery. Il problema vero è che poche hanno attuato una verifica dei tempi di ripristino e della capacità di riprendere direttamente la status quo iniziale prima dell'attacco. Grazie Iezzi. Nonnis, allora c'è un buco, una voragine che si può colmare o no?
sempre da tecnico, quindi... Beh, nel momento in cui ragiono da tecnico è... non è un problema di norma, come diceva giustamente il collega. Il problema è mettere su un tavolo persone competenti che hanno una visione, che sanno di cosa parlano, e allo stesso tempo la politica deve essere cosciente di una cosa fondamentale, tutto corretto quello che ha detto il collega, che nel momento in cui io vengo attaccato non devo chiamare Mattarella, ma posso rispondere, c'è un problema, abbiamo un problema a Houston, come si suol dire, no? Perché non funziona così il digitale, l'informatica, la sicurezza, eccetera eccetera. Questo è il grosso problema. E torniamo sul discorso di, che diceva il collega, di competenze, quindi di skills, ma soprattutto di consapevolezza. Negli ultimi 3 anni gli attacchi informatici alle aziende pubbliche e private, dal Covid in poi diciamo, sono avvenuti attraverso l'ingegneria sociale. Ingegneria sociale perché scarichiamo film a casa, poi li vediamo in ufficio, ci portiamo la pendrive da casa all'ufficio e viceversa. Quindi una serie di cose. Ma allo stesso tempo ha toccato un altro tema molto importante secondo il mio punto di vista, la cosiddetta automazione, cioè domotica nelle nostre case. Frigoriferi intelligenti, piastre a induzione intelligenti, smart TV, eccetera, eccetera, il, come si chiama, Rumbla, quello che pulisce per terra, non me lo ricordo come si chiama, ok. Ci lamentiamo che non abbiamo un catasto efficiente, faccio prendendo l'esempio, però quello ci fa in 10 minuti il nostro tutto. Catasto domestico e va tutto bene. Oppure abbiamo adesso Alexa, Google Home e quant'altro, quelli sono oggetti perché mi permettono di mettere la musica che voglio io, di certo. Accendere la TV e vanno bene. Ma non è colpa dei cittadini, attenzione, è colpa di chi non, tra virgolette, trasmette ai cittadini l'importanza di dare una consapevolezza, un'attenzione a questi strumenti, a questi problemi, ma soprattutto l'importanza delle singole informazioni, perché dobbiamo imparare a gestire le nostre singole informazioni, a partire dai social, tutto quello che succede, diciamo, attraverso i nostri dispositivi, che sempre di più è l'unico, è lo smartphone, però fondamentalmente questo è il problema. Ed ecco qui che entra in gioco lo Stato, che deve avere obbligatoriamente, secondo il mio punto di vista, il supporto del privato, perché ad oggi non ha le competenze per coprire tutte le aree del settore informatico, in questo caso parliamo della sicurezza. Grazie Nonnis. Allora, se ci sono domande dalla sala, proviamo a sentire qualcuno. No? Non ci sono domande? Ok, allora credo che per la tempistica ci avviamo verso la chiusura. 10 minuti, perfetto, se l'avevo contato anch'io, grazie. Grazie. Allora, ci avviamo verso un'altra domanda. Le aziende, parlo delle grandi, delle aziende, voglio dire, diciamo, della pubblica amministrazione, hanno bisogno di un esperto che sappia, di un dirigente che sappia eventualmente creare un ufficio che protegga i dati dell'azienda stessa, che poi sono anche i dati dei cittadini, penso ai comuni, penso alle municipalizzate. Secondo voi, Iezzi? Allora, tutte le aziende hanno la necessità di andare a identificare una figura che possa gestire quello che è il rischio aziendale. Va da sé che non è un caso che in questo momento l'ACN punta al concetto del partenariato pubblico-privato, perché è abbastanza evidente che le competenze necessarie per poter gestire correttamente un framework di sicurezza di una grande media azienda, di una pubblica amministrazione, non è facile da creare e soprattutto da mantenere. Ecco che quindi le competenze dei vari centri di competenza cyber presenti sul territorio sono una risorsa importante proprio per supportare sia l'azienda privata che direttamente la pubblica amministrazione. Grazie. Nonnis? Condivido tranquillamente quello che dici tu, perché siamo sempre sulla stessa linea di pensiero. E facciamo un po' di movimento, dai, facciamo molto televisione. Vogliamo creare un po' di dibattito? No, sicuramente il privato nella pubblica amministrazione dà un 70% di aiuto, è palese, e ve lo dico da ormai sono 20 anni dentro la PA, quindi la conosco molto bene. Ma allo stesso tempo non basta perché dobbiamo andare ancora
a trovare nuove competenze. Come dicevi tu, il dirigente non è più un problema di avere un dirigente che è un tecnico, un ingegnere, quello che sia, è avere un dirigente, un direttore o quello che sia, che abbia una visione non da qui a domani mattina, da qui a 10 anni, perché l'informatica o la tecnologia, ragioniamo in termini generici, necessita, la Cina insegna su questo, di una visione minimo di 10 anni, minimo. Noi purtroppo culturalmente siamo abituati a investire 1000 e domani vogliamo 3000. Non funziona così con la tecnologia. Certo. La tecnologia ha i suoi tempi e le sue risposte. Ecco perché entra in gioco il fattore umano. Investire tanto, ma investire nell'istruzione pubblica. Perché non possiamo più permetterci di creare nelle scuole, negli istituti superiori, dei ragazzi neodiplomati con una mentalità obsoleta. Perché stiamo facendo questo. E allo stesso tempo, questa è una critica all'agenzia, non si possono fare bandi di concorso per tecnici richiedendo una laurea triennale o magistrale, quando oggi i ragazzi, finito il diploma, da internet smanettano, fanno, distruggono e non possono partecipare. Allora, se vogliamo i tecnici giovani e allevarli in casa, come si suol dire, crescerli in casa, dobbiamo rimuovere anche questo ostacolo del titolo, almeno per l'area informatica. Ci mancherebbe che uno va in tribunale a esercitare senza aver un titolo. Questo no, quindi non lo so, questo non entra in merito perché non è la mia competenza. Comunque, di sicuro questo è, diciamo, uno stallo. E giustamente Baldoni, il presidente della CN, un paio di settimane fa ha dichiarato: ah, ci sono state poche domande e grazie al cavolo. E i ragazzi tecnici rimangono tecnici, seguono il percorso da tecnico, si fanno i corsi al di fuori dell'università. Il titolo di laurea per un tecnico fondamentalmente serve, vero, ma è una cosa in più. Sei un tecnico, non sei un legale che devi andare in tribunale, c'è il legale perché c'ho te davanti, non sei un legale che devi andare in tribunale e conoscere il codice penale a memoria e capire tutto il sistema giudiziario. Certo. È diverso. Certo. Oggi i ragazzi dal primo superiore, dalla terza media fondamentalmente al quinto superiore, con internet imparano tantissimo. Poi giusto, corretto, questo non lo so, bisogna testarli sul campo, e quindi dobbiamo, tra virgolette, togliere questo gradino, questo blocco. Grazie Nonnis. Mi dicono fine dalla, una sola domanda dalla sala. Rapidamente. Mi ricollego all'ultimo intervento. La pubblica amministrazione, DLGS 33-2013, la trasparenza. Molti enti pubblici hanno cercato di correre in questi anni per adeguarsi e mettere sulle proprie amministrazioni trasparenti tutti i dati. Adesso questo dato che è presente sopra le varie amministrazioni, che non è mai adeguato a quello che produce realmente la pubblica amministrazione, alla luce del PNRR e quindi a questa pioggia di soldi per gli esperti digitali, fra quanto tempo l'Italia potrà raggiungere quegli obiettivi specifici che si è posto nel 2013 per un'adeguata consultazione da parte del cittadino della pubblica, del dato puro? Io o lui? Entrambi. Ah, okay. Vai. Un minuto per entrambi. Vai. In realtà, ok, acceso. No, in realtà dipende come puoi immaginarti da quando saranno disponibili direttamente i fondi, con tutte quelle che sono le problematiche di riferimento. Sul fatto che la disponibilità di questi fondi possa permettere alla pubblica amministrazione un allineamento a delle best practice in termini di tutela e di gestione, io non ho dubbi. Non sono d'accordo quando sull'affermazione che stai indicando di quando sarà possibile, perché in realtà il concetto di base è che operare sul nostro, nel mondo cyber, non c'è un punto di arrivo, ma è un'attività continuativa, perché ti devi necessariamente allineare a quello che è il contesto di minacce che è costantemente in evoluzione. Il tema vero è avere da un lato la forma mentis per approcciare questo tipo di aspetto, questo che è un mestiere a tutti gli effetti, da un lato, dall'altro avere a disposizione ovviamente le disponibilità economiche per poter affrontare una serie di investimenti. Grazie. Nolis, velocemente. Sì, assolutamente corretto, e l'aspetto fondamentale ha toccato con l'ultimo passaggio.
Non possiamo permetterci di dire, ah, quest'anno nella manovra di bilancio ho messo 1 miliardo per la cyber. Che ci fai con 1 miliardo? Allo stesso tempo sarei curioso, ho letto tutto il PNRR, le 3565 pagine, esatto, ma qual è la visione? Io non ho tirato fuori nessuna visione da quel PNRR. Dobbiamo passare tutti digitali, dobbiamo fare documenti digitali, ma come? L'esperto digitale, oppure che nelle scuole si cita tantissimo, nelle scuole superiori, l'esperto digitale, e molte volte mi capita di andare nelle scuole superiori e l'esperto digitale è colui che naviga su Facebook. Capite che c'è un problema. Ma non è dato dai cittadini, è dato da chi deve dare l'input e la linea guida. Questo è il concetto. Grazie, grazie, andiamo in chiusura. Vi ringrazio di essere stati con noi, vi invito a seguirci su reportdifesa.it e sui nostri canali social. Buon pomeriggio a tutti, grazie. Come oramai avrete capito, sarete stati abituati, alterniamo a degli interventi di tipo strategico, quindi degli interventi di pensiero, degli interventi di tipo più tecnico. Prima Pier Guido Iezzi ha fatto riferimento al ruolo del backup come minimo sindacale di un minimo di strategia per non soccombere anche al più sciocco degli attacchi, e però il backup non è così semplice da fare, perché non significa attaccare un disco esterno e copiare un po' di cartelline a mano. Capire meglio come funziona un sistema di backup inserito in un'architettura magari un po' più articolata l'obiettivo del prossimo intervento di Mario Menichetti e Matteo Brusco, ai quali passo volentieri la parola. Funziona. Allora, dopo tanti argomenti che mi trovano molto molto d'accordo, l'intervento nostro è sicuramente, capita secondo me, a fasolo. Anche perché quando parliamo di competenze, di visioni e di sicurezza, secondo me la prima cosa che bisognerebbe pensare questo è, ma io nella mia azienda, nella mia pubblica amministrazione, c'è qualcuno che sa esattamente quali sono i dispositivi, le connessioni, le regole che esistono dentro già la mia infrastruttura? C'è qualcuno che lo sa dire? No, probabilmente no, perché la prima cosa è sapere qual è la cosa che devo proteggere. Se io so qual è la cosa che devo proteggere, posso anche mettere in campo non delle generiche tecniche di resilienza o di sicurezza, ma posso costruire la mia politica di sicurezza e di resilienza basandomi esattamente su quello che è la mia infrastruttura. Quindi la conoscenza di infrastruttura è basilare. Come si fa? Ah, questo è Cove? No, dovevo mettere le mie slide, però va bene, facciamo passare Cove, non è un problema, va bene. Sulla mia slide c'erano semplicemente due punti che venivano sottolineati. Quali sono i landmarks per una politica di gestione dell'infrastruttura, dei dati e della sicurezza, e quali sono i hard point da considerare. I landmarks quali sono? Devo sapere innanzitutto quali sono le strutture informatiche, quali sono i dati che sto trattando, chi sono le persone che dovranno accederci, con quali processi dovranno accederci, quali sono tutte le politiche di accesso anche dall'esterno. Queste sono alcune delle cose che devo sapere. In base a questo metto a punto quello che è la mia politica di sicurezza. La politica di sicurezza che non può prescindere da quello che è un piano di resilienza importante e di disaster recovery, che in questa fase identifichiamo esattamente con il backup. Possiamo parlare di ridondanze, possiamo parlare di mirroring, possiamo parlare di informatica distribuita, quello che vuole, però il primo punto è sicuramente il backup. Come diceva prima professor Monti, il backup non è un disco esterno su cui faccio una copia e me lo metto via. Il backup è qualcosa di più, perché se un ransomware entra dentro la mia macchina, cripta anche il disco esterno, perché si muove lateralmente sulla rete. Quello che vi proponiamo e facciamo vedere oggi è uno dei
backup forse più evoluti che trovate, che potete trovare in giro, anche perché la sua origine parte da una tecnologia consolidata e utilizzata dalle maggiori telecom mondiali, che poi è stato acquisito da Enable e da Cove. Matteo Brusco, che è il Distribution Sales Manager italiano, ci spiegherà quello che funziona, come funziona. Bene, grazie. Grazie a tutti. Un'altra volta ai pochi ma impavidi che ancora sono che sono ancora con noi oggi. Diciamo che vediamo se riesco a trovare qualcosa di interessante da raccontarvi, qualcosa che magari cerchi anche di suscitare un po' di curiosità. Allora, vediamo se... Allora, proviamo, Destra, giusto? Ok. Allora, ovviamente Enable è un'azienda quotata sulla borsa di New York, e quindi chiaramente abbiamo un disclaimer dove avvisiamo che tutto quello che stiamo dicendo potrebbe non essere vero. No, sto semplicemente dicendo che il disclaimer serve semplicemente a dire che, come ogni azienda quotata, noi quando facciamo delle presentazioni e quando diciamo qualcosa non possiamo assumerci la responsabilità di essere fiscali, cioè se diciamo questa cosa qua verrà fatta esattamente in questo modo, proprio perché noi ovviamente presentiamo, diamo delle indicazioni, ma poi ovviamente quelli che sono i piani di sviluppo all'interno delle aziende possono anche cambiare nel tempo. Detto questo, e quindi vediamo, ok. Per quale motivo siamo qui oggi? Questa è una domanda molto aperta, che di solito in realtà ogni persona che tratta l'argomento del backup dovrebbe fare ai propri utenti. E cioè, alla fine, vediamo di capire bene di cosa stiamo parlando. Perché quando si parla di backup c'è un sacco di preconcetti, un sacco di modi di pensare, di credenze che il mercato ha portato all'interno dell'ambiente IT. Allora, chiaramente vi tralascio la slide che ho presentato anche ieri sul chi è Enable, sui nostri numeri, sul fatto che siamo un player sicuramente importante, tra i principali nel nostro settore, ma vorrei andare direttamente a parlare di qualcosa che va oltre il concetto stesso del backup, e cioè dove siamo oggi, a che punto siamo, quali sono gli step che sono stati intrapresi nel corso degli anni, nel corso degli ultimi anni, per quanto riguarda la tecnologia di backup. Bene, allora, se noi pensiamo a prima del 2010, stiamo parlando già di più di 10 anni fa, prima del 2010, e anche forse un po' prima, la stragrande maggioranza dei backup veniva fatta ancora su tecnologie di tipo tradizionale, di tipo on-premise, cioè quindi il backup veniva fatto più o meno nella sede dove esistevano i dati, a parte qualche rara eccezione. E le tecnologie più utilizzate erano tecnologie sostanzialmente basate su nastro. Perché? Perché c'era bisogno di immagazzinare una grande quantità di dati. E per immagazzinare una grande quantità di dati, il nastro sembrava essere la soluzione più ideale. Ma ovviamente si è scoperto che poi il nastro non era assolutamente la tecnologia più ideale, e i vendor, i player nel mercato che utilizzavano questo tipo di tecnologia non hanno fatto, come vedete nella slide, molti leader nel mercato non hanno fatto la transizione. La transizione a cosa? La transizione è cloud, che è quella che oggi rappresenta l'ideale per tutti i tipi di backup. Allora, successivamente cosa è successo? Che dopo il 2010, diciamo con l'avvento della virtualizzazione e con l'avvento delle macchine virtuali, è risultato essere particolarmente interessante, o sembrava semplice, dire ok, visto che la macchina virtuale è un oggetto,
è un file, beh, allora sai cosa c'è? Io per backuppare questa macchina backuppo tutto il file, perché è il modo più semplice, no? Invece di stare lì a pensare cosa, come, quando, perché, prendo il file, lo backuppo tutto e quindi questa è la soluzione migliore, all'apparenza. Un vendor su tutti che fa questo tipo di ragionamento è Vim. Vim è un'ottima soluzione che fa il backup per immagine di tutta la macchina virtuale. Però anche Vim non ha fatto questo tipo di transizione. E oggi hanno sì aggiunto qualcosa, ma anche loro non sono particolarmente ideali per fare il salvataggio, per esempio, nel cloud. Vanno bene per salvataggi in locale, ma non per il salvataggio in cloud. Dopo il 2010, verso sì, degli ultimi, nei primi 5 anni del 2010, tra il 2010 e il 2015, c'è stato l'avvento di soluzioni basate su appliance. Perché? Perché sostanzialmente il problema è stato, ok, io ho bisogno di fare un backup di questi dati e ho bisogno anche di portarli fuori dall'azienda per sicurezza, perché mi è richiesto, perché comunque se voglio fare sicurezza devo anche poter rispondere nel caso in cui questi dati non siano più disponibili o nel caso in cui succeda qualcosa a livello fisico nell'azienda nella quale questi dati erano salvati. Allora, applicazioni, vendor come Datto, per esempio, hanno avuto una grossa escalation, cioè hanno ingegnerizzato una soluzione basandola su un appliance e hanno costruito questo tipo di soluzione. Ma ancora una volta, anche questo non è una soluzione ideale. Perché? Perché i costi, soprattutto per chi lavora nell'IT, sono saliti in alto, perché comunque le appliance sono comunque dell'hardware che ha dei costi e quindi la soluzione di backup fatta in questo modo qui non è particolarmente interessante dal punto di vista economico. Ci sono poi ulteriori diciamo evoluzioni di queste tecnologie che consentono di avere delle appliance che scalano, ma questo riguarda sostanzialmente quelle aziende che hanno veramente grandi quantità di dati. Vendor come Rubrik o Coesity non sono molto conosciuti da noi, ma sono più sono vendor che si occupano più di backup quando c'è una grossa mole di dati da spostare. Però anche qui complessità data dal fatto che le appliance che vengono utilizzate sono ancora una volta particolarmente costose. E veniamo noi. Perché noi siamo diversi? Perché abbiamo introdotto invece un qualcosa di nuovo? Ma l'abbiamo fatto, guardate, non da adesso. Noi siamo presenti da ben prima del 2010 con questa stessa tecnologia. Perché noi abbiamo una tecnologia che è stata sviluppata per essere direttamente in salvataggio sul cloud, senza appliance. Noi facciamo il backup dei dati dall'origine al cloud e lo facciamo in un modo particolare che ci differenzia da tutti gli altri competitor, da tutti gli altri vendor e ci dà un sacco di vantaggi in più. Vediamo se... Ok. Noi abbiamo creato questo brand che abbiamo chiamato Cove Data Protection, nel quale noi sostanzialmente creiamo una soluzione per poter fornire un piano di software as a service, quindi non c'è bisogno di appliance, non c'è bisogno di infrastruttura, non c'è bisogno di nulla, per utilizzare la nostra soluzione per fare un backup in cloud. Ma di cosa? Beh, noi possiamo fare backup in cloud di praticamente tutto. Server, workstation, dati di 365, server che siano fisici, che siano virtuali, quello che si vuole. Noi possiamo, anche qui, questa sarà una cosa che poi magari vi illustrerò meglio nelle prossime slide, nel mercato si è diffusa la falsa, assolutamente falsa credenza che per ripristinare
una macchina per ripristinare un server o una workstation, ci sia bisogno del file di immagine di origine di questa macchina. Se io ho il file di immagine della macchina, allora posso ripristinarla. E tutti pensano che questo sia vero. Non è così. Per ripristinare una macchina intera, compreso il suo system state e tutto, non serve un'immagine del backup. Servono tutti i file che compongono la macchina e un software che riesca a ricostruirla. Questa è una differenza fondamentale, perché vuol dire che noi, per fare il backup dei dati e per fare il ripristino dei dati, non abbiamo nessuna necessità di fare il backup di tutta la macchina, di tutto il file della macchina virtuale ogni volta. Noi con la nostra tecnologia riusciamo ad andare all'interno, non del file, all'interno del disco, all'interno, a livello di blocco disco, noi riusciamo a individuare le differenze a livello di blocco disco che una modifica qualsiasi su un file abbia comportato, e riusciamo a individuare queste differenze e a salvare solo quello che è cambiato rispetto alla versione precedente. Questo ci dà la possibilità di fare anche tranquillamente disaster recovery, perché noi possiamo ripristinare completamente una macchina sia in modo virtuale che in modo bare metal. Per i non più addetti al settore, ripristinare una macchina in modo virtuale vuol dire che io avevo una macchina virtuale che girava, un server virtuale che girava in un ambiente, lo ripristino esattamente come server virtuale, ma magari in un altro ambiente. Ripristino bare metal vuol dire che avevo una macchina fisica, un server, pezzo di ferro che stava andando, e come ogni pezzo di server con i suoi driver, con le sue caratteristiche, e che voglio ripristinarlo su dell'hardware diverso, perché l'hardware originale non ce l'ho più, perché gli è successo qualcosa. Possiamo fare anche questo. Possiamo ovviamente, proprio perché noi andiamo a livello di singole differenze, ripristinare il singolo file, la singola cartella, il singolo oggetto. Non è che dobbiamo per forza ripristinare tutto. Un'altra delle cose che facciamo è l'archiviazione, e lo facciamo a lungo termine, proprio perché, e lo vedremo dopo, noi non abbiamo la necessità di, ripeto, di fare il salvataggio di questi file grossi ogni volta. Noi salviamo solo le differenze, quindi i nostri backup sono piccolissimi, e questo ci consente di avere pochissima occupazione sul nostro cloud. Tant'è che noi siamo gli unici a non chiedere alcun costo aggiuntivo per l'archiviazione. Oggi come oggi, con la nostra soluzione, i nostri clienti cosa possono fare? Possono dire: ok, caro cliente, io ti gestirò il backup, ti faccio il backup, e posso dire che manterrò i tuoi dati per un mese, due mesi, tre mesi, sei mesi, un anno, due anni, 10 anni, 20 anni, tutto il tempo che vuoi, a costo zero. E questa è una cosa che è profondamente diversa, che nessuno dei nostri competitor riesce a fare, ma perché è la tecnologia che sta alla base che consente queste cose. Se pensate poi che noi abbiamo, cioè la parte storage è inclusa nelle nostre tariffe, nei nostri prezzi, quindi nessuno da noi paga di più a seconda di quanto tempo vuole mantenere i dati. E questo lo facciamo perché abbiamo comunque 30 data center distribuiti a livello worldwide. E giusto per darvi un esempio concreto, il data center per i clienti italiani è in Italia ed è a Milano, non è chissà dove. Anche questo per rispondere a tutte quelle che sono le normative e quant'altro. Allora, come dicevo, perché il nostro backup è differente? Perché è l'architettura alla base a fare la differenza, ve l'ho già spiegato. Abbiamo questo tipo di caratteristiche, noi elaboriamo le modifiche all'interno del disco. Noi per questo tipo di tecnologie
non abbiamo il problema dell'individuare, per esempio, se all'interno di un backup il file esiste in più posizioni, perché noi una volta che l'abbiamo individuato, l'abbiamo salvato, e del fatto che lo stesso file sia presente altre 100 volte per errore, a noi non interessa, non andiamo a salvare nuovamente questi dati, lo salviamo una volta, ci basta salvarlo una volta e lo possiamo replicare in tutte le altre 100 dove serve. E queste sono altre caratteristiche che ci contraddistinguono. Ovviamente questo tipo di approccio fa sì che, come ho già detto, le dimensioni del nostro backup siano piccolissime rispetto ai backup tradizionali, e questo quindi ci permette di fare il backup anche molto più spesso. Noi abbiamo testimonianze di chi, per esempio, utilizzava Vim prima e a volte potevano fare un backup solo una volta al giorno, e magari neanche quello. Perché? Perché la quantità di dati da salvare era molto elevata, proprio perché Vim funziona per un backup per immagini e quindi deve analizzare tutto il file, magari fare un incrementale, ma comunque comporta un sacco di tempo. Noi andiamo a prendere solo le differenze. La stessa cosa si applica anche nel caso opposto, cioè nel caso in cui dobbiamo andare a recuperare un'informazione, cioè non solo in fase di backup, quindi quando andiamo a mettere i dati nel cloud, ma anche cosa succede nel momento in cui c'è bisogno di andare a ripristinare un dato. Beh, la stessa tecnologia ci aiuta anche nel ripristino. Se noi non abbiamo nulla, nel senso che dobbiamo ripristinare una macchina che non esiste più, si è bruciata, me l'hanno rubata e così via, chiaramente dovrò scaricare tutti i dati e quindi chiaramente ci può volere un po' di tempo. Abbiamo un'opzione anche lì che salva ulteriormente il tempo, ma questo non è anche qui. dal punto di vista delle statistiche, secondo voi, così faccio un piccolo sondaggio sulle persone che sono rimaste, secondo voi quante volte, diciamo fatto 100 i casi di backup, quante volte c'è la necessità di fare un ripristino totale e quante volte invece il ripristino che serve è mi serve ripristinare qualche file, qualche cartella, qualcosa di questo tipo? Qualcuno vuole azzardare una qualche risposta? Nessuno si azzarda. Va bene. Ve lo dico io. Allora, in realtà la statistica è molto chiara. Più del 90% dei casi il ripristino è sempre parziale, è sempre di pochi dati. Devo ripristinare il file che è stato cancellato per sbaglio, il file che è stato corrotto, la cartella che non c'è più. Questo vuol dire che la stragrande maggioranza delle volte devo ripristinare pochi dati. In questo caso la nostra soluzione con la sua tecnologia vi permette di andare a ripristinare solamente la parte di dato che manca rispetto a quello che abbiamo presente sulla macchina. Quindi anche il ripristino sarà velocissimo, sarà immediato, e anche questa è una cosa che ci contraddistingue. Per quanto riguarda i componenti della soluzione, beh, la soluzione è molto semplice. Sostanzialmente c'è una console, un software in cloud, ovviamente, multi-tenant, che vi permette di gestire tutto quello che riguarda il backup. Perché gli unici componenti sono questi. C'è una piattaforma cloud che vi permette di andare a prendere e backuppare i dati, per esempio, di macchine virtuali che voi possiate avere su servizi cloud, tipo Azure, AWS, Google Cloud, dati di 365, macchine fisiche, workstation, server, portatili. Abbiamo anche un'opzione che vi permette di avere un'ulteriore copia in locale, se serve, anche dei nostri dati. Quindi questa è una soluzione praticamente molto molto semplice. Per partire con le nostre soluzioni di backup serve semplicemente decidere di farlo. L'applicazione è cloud, non dovete installare, comprare, aggiungere, pianificare nulla. Quindi torniamo a dire che
Questo tipo di soluzione è pensata ancora una volta per, in particolar modo per gli MSP, cioè i Managed Service Provider, ovvero le aziende che erogano servizi ai propri clienti. È l'ideale. Le soluzioni che abbiamo visto prima, le soluzioni basate su immagini, il VIM della situazione, il dato della situazione, non sono soluzioni ideali per chi eroga un servizio, sono soluzioni ideali per chi vende o rivende un backup. Ma chi eroga un servizio vuol dire che non vende un backup, vende il proprio servizio, vende se stesso. Noi siamo un vendor che abilita gli utenti a diventare MSP, lo fa con soluzioni pensate per gli MSP. Multi-tenant innativamente, cioè soluzioni che possono servire per gestire N clienti diversi, non ogni soluzione per ogni cliente. Soluzione progettata per offrire il massimo livello di sicurezza, efficiente, ottimizzata per il cloud, alla quale aggiungiamo, come abbiamo fatto ieri, tutto quello che riguarda la parte di assistenza, chiamiamolo così, aziendale o di business, cioè mettere a disposizione dei nostri clienti tutto quello che è il know-how che serve per andare a formarsi, a capire, a vedere in che modo proporre le cose ai clienti. Quindi noi crediamo di essere una soluzione veramente molto diversa da quello che c'è attualmente sul mercato, ma alla quale non solo non manca nulla, ma abbiamo anche tante cose in più rispetto a quelli che sono i nostri competitor o i nostri competitor attuali. E quindi, secondo me, diciamo che queste sono le informazioni più semplici e più corrette che vi potevo dare per quanto riguarda la soluzione Cove. E direi che vi ringrazio dell'attenzione e detto questo cedo la parola ai prossimi relatori. Grazie a tutti. Siamo per il prossimo intervento. Allora, chiamerei Alessandro Siracusa per Rivo, perfetto. L'argomento del talk è la visione di Rivo sul tema cyber security, direi. E quindi, in bocca al lupo. Dimenticato il telecomando. Grazie. Magari può essere che c'era ancora il vecchio del mio vecchio collega che doveva venire. Sono Revo. Sulla parte di lui del 3. Sì, siamo quello.
Buonasera a tutti, ci siamo già visti ieri per chi era all'evento, abbiamo parlato della parte SIEM e di come integriamo la soluzione, in questo caso RTA, all'interno del nostro SOC. Oggi andremo a vedere qualche pillola in più rispetto ai nostri servizi cyber, ma soprattutto come integriamo la tecnologia Darktrace per la rilevazione dei breach e degli attacchi. Di base, in questi due giorni l'abbiamo sentito in tutte le salse, è stato rispiegato continuamente, la security passa almeno da questi tre pillar fondamentali che vediamo, quindi la protezione delle persone, sia la protezione fisica ma soprattutto quella che è dell'identità digitale, gli account dei nostri colleghi, la protezione dei sistemi, che siano on-premise piuttosto che anche sistemi in cloud. Noi siamo un cloud service provider che si occupa di cyber security come diretta conseguenza, quindi sappiamo bene che anche la tematica delle informazioni, ormai i dati vengono salvati su supporti diversi, sono completamente dislocati, parte sul mobile, in cloud, eccetera, diventa una sfida sempre più complessa quella di poter gestire anche il mondo delle informazioni. Per l'identificazione quindi delle criticità eroghiamo servizi che ci permettono di fare degli assessment di sicurezza sul perimetro dei sistemi, quindi le classiche attività di VAP, IT, Web Application Scan, piuttosto che di Attacker Simulator, quindi andiamo a posizionare un dispositivo all'interno della rete da testare, questo dispositivo crea un reverse tunnel verso un command and control che si trova all'interno del nostro cloud e da lì prendiamo il controllo dell'infrastruttura, facciamo pivoting, cerchiamo di capire quali sono i sistemi vulnerabili fino a provare a portare via un file o comunque a simulare quello che potrebbe essere un data breach. Si passa poi al fattore umano con le attività classiche di phishing simulato e di formazione cyber fino ad arrivare alla parte di brand reputation che facciamo con un mix di tecnologie diverse. L'obiettivo è quindi quello di identificare il livello di rischio dell'infrastruttura, dei dati e in generale il livello di rischio dell'azienda per andare a identificare e a definire quello che è un piano di remediation. Ad oggi abbiamo visto durante tutti gli interventi un punto comune, cioè l'idea di un attacco che viene portato avanti su stage diversi. Gli attacchi non partono mai in un determinato momento e si chiudono in pochi minuti, ma vanno avanti per giorni, settimane, mesi e nei casi più gravi anni. Dipende dall'infrastruttura, dalla complessità, dal tipo di attacco che si vuole portare avanti, ma soprattutto di fatto qual è l'obiettivo dell'attaccante. Sicuramente c'è uno schema. Io mi occupo di cyber da circa 17-18 anni. Quello che si vedeva già cinque anni fa è molto diverso da quello che c'è oggi. Oggi esistono degli standard, delle tecnologie, delle metodologie per andare a capire come si muove un attaccante. Questo l'abbiamo visto durante tutte le presentazioni che sono state fatte. L'obiettivo è quello quindi di standardizzare e profilare non solo l'attacco in sé, le tecniche che vengono utilizzate, ma anche gli attaccanti, per cercare di ricondurre tutto a dei modelli e dei comportamenti noti che poi possono scalare, possono essere dati in pasto ai sistemi di intelligenza artificiale, possiamo utilizzarla noi all'interno del nostro SOC da analisti per cercare di ricondurre quello che non è noto a dei casi noti. Cosa vuol dire questo? Tipicamente un attaccante studia la sua vittima, fa una fase di ricognizione, fa una prima fase di intrusione, quindi quello che potrebbe essere la classica email di phishing, il tentativo di exploit di una vulnerabilità. Una volta compromesso il sistema va ad instaurare quello che è un canale nascosto verso il command and control, fa movimento laterale, tira fuori i dati, cripta i sistemi. Tipicamente, quando lavoriamo in attività di incident response, quindi a fronte di un incidente andare a capire cosa è successo e rimettere a posto l'infrastruttura, si lavora quando già la miccia è consumata, la bomba è esplosa. Quindi tipicamente quando l'infrastruttura è ferma i dati non ci sono più. In realtà chi si occupa di sicurezza difensiva lavora giorno per giorno in tempo reale su tutti questi indicatori, cercando di bloccare l'attacco nelle fasi più a sinistra possibile, cioè prima che si verifichi il data breach, prima che si concluda l'attacco. In questo senso abbiamo riportato
diciamo l'analisi di un attacco realmente accaduto per un, per un'azienda, un'infrastruttura importante, in questo caso un fondo di investimento italiano che ha anche presenti, diciamo presenza all'estero. La regolamentazione di base sono quelle della Banca d'Italia, GDPR, PCI e tutto quello che sono le regolamentazioni in ambito internazionale. E il risultato dell'attacco, di fatto dell'attacco ransomware, è stato il blocco dell'operatività di tutti i sistemi, con un impatto fondamentale. Ricordiamoci sempre che quello che è il mandato di Banca d'Italia è tenere sotto controllo l'operato diciamo dei gruppi bancari e capire, approfondire quello che succede qualora qualcosa non dovesse tornare, soprattutto nel campo di, nel campo degli attacchi dei data breach. Lo studio dell'attaccante, quindi, si tratta di un gruppo criminale noto, molto noto, chi si occupa di cyber security, ma anche chi si occupa di IT, ci ha avuto sicuramente a che fare, responsabile di centinaia di attacchi in tutto il mondo solo nel 2021, e ha adattato il meccanismo della doppia e tripla estorsione, che ormai ne è stato spiegato in tutti i modi, quindi non mi soffermerei. Tipicamente l'attacco è partito da una fase di ricognizione dove l'attaccante ha rilevato la presenza di un server exchange vulnerabile esposto su internet. Fase successiva, sfruttando delle vulnerabilità che all'inizio del 2021 erano i classici, quelli che si chiamano zero day, no? Vulnerabilità sconosciute, ma dopo, a distanza di mesi, anche di 3-4 mesi, a parte che sono uscite due, diciamo almeno due vulnerabilità o famiglie di vulnerabilità molto gravi relative a questa tecnologia, in realtà poi tante aziende non hanno provveduto a patchare la vulnerabilità. Il risultato è che ancora oggi vediamo attacchi sfruttando questo tipo di vulnerabilità. Una volta compromesso il server exchange, di fatto diventa un server compromesso che comunica con una command and control esterna, tipicamente tramite una web shell, cioè un interprete, provo a raccontarlo in maniera semplice, di comandi basato su web, che permette di lanciare e eseguire comandi sulla macchina vittima all'insaputa di qualunque utente sta lavorando su server di posta, quindi in maniera completamente trasparente. L'effetto qual è? L'escalation dell'attacco, si parte poi a compromettere quello che è la rete interna, tipicamente sul domain controller, per prendere il controllo di tutta l'infrastruttura, si portano fuori i dati e si cripta tutto. In questo scenario cosa si poteva fare? Anzi, ecco, c'è un'altra slide. L'effetto è proprio quello che vediamo sopra, quindi in questo caso Lockbit, super famoso, il cliente, l'azienda si sveglia con un file diciamo del riscatto che dice ok, collegati qui, ci devi pagare un tot di bitcoin eccetera, ma la cosa più inquietante è stata quella di cercare, qui forse non si vede, di recuperare i backup, ma i backup erano stati tutti completamente criptati. Detto che questo cliente ha scelto di non pagare l'attaccante, quindi di lavorare su i ripristini e una serie di cose, eppure avendo disponibilità diciamo di backup diciamo localizzate di fuori dalla propria infrastruttura, è rimasto fermo per 12 giorni. Stiamo parlando di un fondo di investimenti, immaginiamoci che impatto economico ha potuto avere un attacco di questo tipo, partendo dal fatto che non è stato presidiato il perimetro e capito che quel server era vulnerabile. Come si lavora in questo caso per studiare un incidente? Si parte dal definire e raccogliere quelli che sono gli indicatori d'attacco intesi come IOC, quindi tutto quello che sono le risorse relative a quell'attacco, indirizzi IP, domini, vulnerabilità sfruttate, eccetera, ma anche e soprattutto le tecniche e le tattiche d'attacco che sono state sfruttate. Quindi quello che dicevamo prima, no? Creazione del modello noto in modo che le macchine che non sono intelligenti come un analista, o meglio ancora come un threat hunter, siano in grado di capire per comparazione che questo è un attacco che si muove secondo quegli stage lì. E poi mettere in campo le contromisure che dipendono dall'attacco, dalla realtà del cliente, dal tipo di infrastruttura, dalla magnitudine, quindi dall'impatto che ha avuto questo attacco, ma soprattutto devono essere ricondotti a dei framework noti. Nel nostro servizio all'interno di Revo, il nostro modello di incident response è complemento al modello NIST. Quindi da qui vengono fuori le contromisure attivabili, no?
compromissione dall'esterno, quindi sicuramente degli strumenti di presidio, di controllo, che sono in grado di rilevare le vulnerabilità o che sono in grado di bloccare o rilevare quelli che sono i tentativi d'attacco. Strumenti all'interno della rete che sono in grado di rilevare le command and control, tentativi di command and control e tentativi di movimenti laterali. Strumenti di data protection che ci permettono di monitorare eventuali data breach o attività anomale che possono essere fatte sulle share di rete, sui file, su SharePoint e quant'altro. Andando a noi facciamo sempre l'esempio delle campanelle, no? Andando ad attenzionare, ad ascoltare tutte queste campanelle fatte con strumenti diversi, coordinati centralmente, da qualche parte devo essere in grado di riuscire a rilevare questo tipo di percorso. Perché gli indicatori sono tanti, perché gli attaccanti comunque, seppur sono veramente skillati, in realtà generano del rumore. Ora dobbiamo essere ovviamente noi pronti a ascoltare le campanelle e rilevare qual è il rumore di fondo. Al termine di un attacco così, quindi, ci si aspetta, e questo ahimè non succede spesso, cioè non succede nel 100% dei casi, succede spesso ma non in tutti i casi, ci si ferma con un incident report alla mano, con un'analisi tecnica di quello che è successo e ci si fa delle domande. Si definisce quello che è un piano operativo per cercare di andare a chiudere tutte queste problematiche. Un piano operativo che, diciamo, può comprendere anche tanti punti, dipende da quanta cultura della sicurezza ha l'azienda in questo senso, ma che almeno deve passare da questi sei aspetti, quindi quello che è la gestione dell'identità, lo zero trust, la data governance, la protezione degli asset, la visibilità e risposta e backup, disaster recovery e business continuity, che è centrale perché non si riparte, e l'hanno detto tutti in tutte le salse anche prima di me, senza quell'aspetto, ma la parte di visibilità e risposta è fondamentale, è quella su cui ci andremo a concentrare maggiormente. Il nostro servizio è un servizio che viene erogato da un SOC di specialisti, supporto H24, ha tante certificazioni, abbiamo riportato la ISO 27001 per dovere di cronaca, ma abbiamo anche certificazioni tipo la STAR, tipo STAR, che sono delle certificazioni in ambito internazionale per tutti i provider di servizi cloud, diciamo hanno creato questa alleanza in modo da cercare di proteggere quelli che sono i servizi cloud e garantire la sicurezza. Le funzionalità del SOC quindi non sono solamente puramente legate ad attività reattive, quindi all'analisi di che cosa sta succedendo per cercare di capire di cosa fare, ma sono anche attività proattive, di assessment continuativo dell'infrastruttura, di security testing, di affiancamento con il cliente nel cercare di andare a sviluppare quello che è una strategia di sicurezza. Rivedere i KPI, quindi gli indicatori di sicurezza di un SOC, è un lavoro fondamentale, perché è come tenere controllato il cruscotto di una macchina da Formula 1, no? Cioè un pilota non ha soltanto il volante e le marce, l'acceleratore, il freno per governare l'auto, ma tutto quello che è la parte di diagnostica è fondamentale. Ecco, la parte di diagnostica per noi si traduce nelle tipologie d'attacco che sono state bloccate o rilevate. In questo senso uno strumento molto potente è Darktrace, una tecnologia che noi integriamo all'interno dei nostri servizi, che ci permette di analizzare il traffico di rete in tempo reale. Si installa anche in maniera, diciamo, molto semplice, basta configurare a livello di core switch, per esempio, una o più interfacce che sono in grado di catturare e analizzare una copia del traffico, e ci dà visibilità su quelli che sono gli eventi tipicamente sia sull'ambito IT ma anche sull'ambito IoT. Esistono anche delle componenti di agent per monitorare tipicamente i client che sono al di fuori dell'infrastruttura, e un interfacciamento con i principali sistemi in cloud. Questo ci permette di mettere in campo delle logiche di breach detection, cioè andare a lavorare su cose che non sono nella fascia bianca, non sono nella fascia nera, ma tipicamente sono nella fascia grigia, quindi tutto quello che può sembrare un comportamento lecito ma che in realtà non è. E questo si fa con la costruzione di modelli di intelligenza artificiale che vengono continuamente aggiornati e dove l'appliance è in grado di andare a capire quali sono le condizioni tipiche di un'infrastruttura e quali sono le anomalie. Viene sempre fatto l'esempio in ottica Darktrace dell'ecosistema umano, no? Dove proprio esiste
diciamo, il corpo umano ha la possibilità di analizzare quello che è il suo normale funzionamento, tra virgolette, e capire quelle che possono essere le criticità e rispondere soprattutto. Queste sono per esempio le aree che, di integrazione che si possono coprire con una soluzione tipo enterprise, che si interfaccia quindi con tutta una serie di altri servizi in cloud o di altre soluzioni di cyber security che ci permettono di comprire non soltanto la zona, diciamo, della, tipicamente della network detection and response, ma anche la parte di endpoint. Lo stack quindi di sicurezza dei SOC attuali, almeno ci si aspetta che sia così, noi abbiamo adottato questo modello, si compone quindi di strumenti che ci danno visibilità, tipicamente Dartress in questo caso, potrebbero essere anche per esempio dei SIEM. Un'entità di orchestrazione che è il SOAR, dove fondamentalmente col cliente vengono definiti dei flussi, a fronte di un incidente questi flussi vengono messi in piedi e attivati in maniera automatica o semi-automatica e, come dicevamo prima, conosco gli attacchi, so quali sono le tecniche, le tattiche sfruttate da un attaccante, si risponde in base al tipo di attacco. Quindi le risposte che vengono messe in campo, ma soprattutto la gestione totale di un incident, dipende da tanti fattori. E questi fattori sono sempre ovviamente in continua evoluzione e dipendono anche dall'infrastruttura su cui stiamo lavorando e che andiamo ad integrare. Ovviamente non basta soltanto avere visibilità e gestire un attacco, dobbiamo essere oggi in grado anche di poter rispondere nell'arco di secondi, minuti, probabilmente ore, diventa qualcosa di inefficace, quindi abbiamo bisogno all'interno di un SOC, di un'unità difensiva, di strumenti. Abbiamo gli occhi, abbiamo il cervello, dobbiamo avere anche delle mani operative sull'infrastruttura, perché se di notte dobbiamo contattare un IT manager chiedendogli guarda dobbiamo isolare questo server, spegne questa macchina, e quella persona di notte si deve svegliare, collegarsi in VPN, aprire le console e spegnere un server, saranno passate vuoto per pieno 4 ore, quello che abbiamo visto prima si sviluppa nell'arco di pochi minuti, quindi gli strumenti che abbiamo a disposizione sono in grado proprio di reagire. Quando parliamo di NDR come soluzioni Dartress, vuol dire che sono soluzioni che riescono a intervenire a livello network, cioè sono in grado di segnalare quella che è una connessione di rete anomala e poterla resettare inviando tipicamente un TCP reset. Viene fatto con delle logiche, vuol dire che magari all'inizio la soluzione comincia a resettare, a bloccare quella singola connessione, ma quando l'endpoint fa scattare più il sistema, fa scattare più model breach, quindi comincia a avere più comportamenti anomali, questi comportamenti concorrono nel calcolo di un risk score che ha come effetto l'isolamento totale di quella macchina. Quindi quella macchina, qualsiasi tentativo di connessione cerca di fare, viene in tempo reale resettato. È come se la macchina di fatto venisse staccata dalla rete, come se fosse stato staccato il cavo di rete. Ieri abbiamo visto come le soluzioni SIEM vengono integrate all'interno di un SOC come il nostro, quindi qual è il processo operativo da quando scatta un evento di sicurezza, viene identificato un allarme, viene classificato in un incident, è reportizzato. La stessa cosa avviene tramite la tecnologia Dartrace. Qual è la differenza principale? Che il SIEM deve essere, le sorgenti di log che concorrono alla rilevazione dell'incidente devono essere configurate in maniera attiva in modo da inviare le segnalazioni, mentre Dartrace si integra a livello rete con una spam port a livello di switch che raccoglie il traffico e l'analizza. Una volta rilevato l'allarme, passa all'intelligenza del SOAR che valuta il caso e propone quella che può essere una soluzione, quindi quella che è la response. Viene quantificato l'attacco nel caso di giallo, rosso, nero, quindi medio, alto o impatto critico, vengono attivate le soluzioni difensive di risposta, viene documentato l'incidente. Quindi questo è come l'esempio di come una tecnologia molto potente dovrebbe essere integrata all'interno di un processo di cyber security completo, perché mettere la Ferrari del SIEM, come abbiamo visto ieri, o la Ferrari dell'NDR non vuol dire per forza avere una rete più sicura di quando non l'avevo installato, di quando non ce l'avevo. La differenza la fa il processo, la fa chi è davanti, chi è sveglio giorno e notte a cercare di gestire queste situazioni. Quindi persone.
ancora persone. Ok, sì, questo è un esempio di come conduciamo le POV, può essere interessante o meno, un pochino quella che può essere la reportistica viene fuori, quindi indicatori d'attacco, quali sono le quali sono i principali KPI. Ok, finito. Eccolo. 21 minuti. Spazio alle domande. Se non ci sono domande al nostro desk, abbiamo la possibilità anche di farvi vedere su un ambiente reale come funziona la soluzione. Quindi non demo, ma in realtà deployato su una rete reale. Quindi se volete possiamo anche fermarci e dare spazio alle domande lì. Ok, grazie allora. Allora, andiamo in continuità con il duo Gigli Astori di StormShield, cloud e crittografia, che sono, si potrebbe dire, i gemelli del gol per questo tipo di servizi, nel senso che è abbastanza difficile oggi pensare a servizi cloud che non incorporino delle protezioni di tipo crittografico, questo anche per abbassare il livello di non conformità a una serie di normative, fra le quali quelle sulla protezione dei dati personali. Quindi la crittografia diventa un elemento centrale nella progettazione di un servizio, specie quando poi ci si appoggia a infrastrutture di terze parti, come appunto sono quelle cloud, che hanno una caratteristica, sono il cosiddetto single point of failure, cioè quello che ci separa dalla catastrofe è la password per accedere alla console di management della piattaforma. Ecco perché, esatto, insomma, una gestione della crittografia diventa centrale. Prego. Grazie. Allora, vediamo appena parte la slide. Eccoci qua. Allora, noi vi parliamo della protezione dei dati, della crittografia negli ambienti in cloud, perché molto spesso mi sento dire che io i dati li tengo nel cloud e sono sicuri. No, non sono sicuri. Il cloud ha dei servizi, quello di avere un'alta disponibilità, una fluidità, accesso ai dati 24 su 24, ma non sappiamo esattamente quei dati chi li vede. Diamo un'occhiata a questa slide, anche perché ci aiuta sicuramente a comprendere meglio quelli che sono i costi che sono presenti dietro a un discorso di protezione dei dati, anche attraverso il cloud. Come recita la slide, si rilevano dei costi medi di violazione che sono stati nel 2017 circa 2,6 milioni di dollari, nel 2020, per cui all'incirca in 4 anni, sono quasi raddoppiati. Questo fa capire anche la problematica e la dimensione della problematica che c'è dietro la violazione dei dati. La violazione dei dati non è solo di causa di attività criminali. In realtà la stragrande maggioranza avviene per errori accidentali, ci sono perdite accidentali dei dati a seguito di errate politiche di protezione e distribuzione. Ovviamente questo comporta delle conseguenze estremamente gravi a livello aziendale. Ieri, ma anche oggi, è stato ribadito il concetto della centralità del dato, dell'identità del dato. Due slide noiose, però ci servono anche a dare una connotazione temporale della cosa. Nel luglio del 2020 la Corte di Giustizia europea ha invalidato la decisione della Commissione europea, conosciuta come Schrems II, riguardo al famoso Private Shield. Che cos'è?
era stato stipulato un accordo, uno SCUD appunto Europa-Stati Uniti, dove all'interno dell'accordo era previsto un discorso di protezione dei dati personali che dall'Europa, dagli utenti europei, venivano trasferiti al di fuori dell'Unione, su server residenti al di fuori dell'Unione Europea. E questo perché c'è stato un motivo. Facciamo un piccolo salto indietro, un piccolo flashback. Nel 2017 Enel ha stipulato un accordo e ha dichiarato che nei successivi 4 anni avrebbe voluto diventare un'azienda cloud centrica, cioè voleva mettere i propri dati, principalmente tenerli sul cloud, per tutti i vantaggi che questo comportava, e ha stretto degli accordi con AWS per appunto gestire questa parte di infrastruttura in cloud. E questo è appunto il preambolo. Perché? Cos'è il Cloud Act? Il Cloud Act, o meglio, il Clarifying Lawful Overseer Use of Data, è una legge, una legge americana, un atto, che prevede che il governo, le forze dell'ordine, quelle che sono le agenzie di intelligence e le agenzie federali, possono acquisire i dati che sono contenuti all'interno dei cloud, delle infrastrutture dati americane, indipendentemente, a prescindere dove questi dati sono contenuti. Quindi, se noi carichiamo, che siamo nella comunità europea e abbiamo il nostro GDPR che ci protegge i nostri dati sensibili, ma noi mettiamo i dati su un cloud americano, anche se dicono che i dati sono all'interno della comunità europea, in realtà, per mezzo di questo Cloud Act, le forze polizia, federali, di intelligence, possono acquisire i dati semplicemente dicendo al fornitore del servizio cloud: dammi questi dati, indipendentemente dove questi sono. E cosa è successo? Che nel 2020 scoppia un caso. A causa di un'errata configurazione del cloud AWS all'interno dell'infrastruttura di Amazon, i dati non erano cifrati, i dati erano a libero accesso. Infatti, chi si è accorto in maniera, diciamo, fortuita di questo errore, ha preso i dati e ha chiesto un enorme riscatto, un super riscatto, dicendo: se non ci pagate, noi questi di qua non è che li cifriamo, noi li pubblichiamo e sono i nostri dati, non i dati di Enel, sono i nostri dati di via bollette, fatturazioni, contratti e quant'altro. Da questo, ottobre 2020, il garante della privacy europea invita e sottolinea al fatto di non utilizzare i cloud provider degli USA, ma a conformarsi a quella che era stata già il discorso della SCAMS 2, che invalidava per l'appunto il Cloud Act. Il privacy shield. Quindi, cosa dice e cosa suggerisce il garante della privacy europea? Suggerisce di implementare, di ritenere accettabile che i dati messi anche nel cloud americani siano però protetti da un meccanismo di criptografia end-to-end, ovvero tu i dati li puoi mettere dove vuoi, purché questi dati è meglio che siano cifrati, perché in caso anche appunto di violazioni più o meno malevole o fortuite, questi dati qua sono protetti. Qual è la missione di Stormshield? È quello di fornire, attraverso la soluzione Data Security, una crittografia end-to-end vicino al dato e vicino all'utente, ovvero fare in modo che tutte le informazioni sensibili possono rimanere integre e accessibili solo ai corretti destinatari, in qualunque posto, in qualunque metodo voi volete condividerli, divulgarli all'interno di un cloud, di un data center, di una share di Windows, via mail, via SMS, via sistemi di instant messaging. L'importante è quindi dare a questi dati, fare in modo che siano visibili e accessibili solo ai corretti destinatari. Noi tutti i giorni lavoriamo immersi nei dati e questi dati li dobbiamo condividere con i nostri colleghi, l'R&D, il management, le risorse umane, il marketing, la struttura commerciale. E come li condividiamo? Con i metodi più disparati.
chiavette USB, email allegati, fogli di calcolo, share di rete, dispositivi mobili, bring your device, quindi una miriade, una enorme quantità di dispositivi che spesso e volentieri sfuggono dal controllo. Una volta che io invio un dato a una persona, se questo dato non è protetto, io ne ho perso il controllo attivo. Non so se quella persona, quel dato, quella chiavetta, quella mail viene forwardata a qualcun altro o il contenuto viene dato a qualcun altro. Ma non solo. Lavoriamo con utenti esterni, partner, fornitori, catene di produzioni, servizi in cloud, clienti esterni con cui noi condividiamo o dobbiamo condividere una serie di informazioni. E infatti cosa succede? Per esempio, se io dovessi condividere con il mio servizio esterno, che il mio fornitore, dei dati che vanno a indicare il mio nuovo processo, un mio nuovo progetto industriale, cosa succede se io perdo il dato, perdo quell'informazione? Era un segreto. Può succedere che questa informazione, se passa di mano in mano, può andare a impattare su quello che è il mio business. Se viene distribuita a qualcuno, diventa, qualcuno mi ruba l'idea, ma non solo. Io come posso essere sicuro che i dati contenuti nelle share di Windows o nelle share di rete o sul cloud sono protetti? Io non posso sapere se un amministratore o comunque un utente che per misconfigurazione accede a una folder. A voi piacerebbe che per un errore, un'anomia, un utente possa vedere tutte le buste paghe, la vostra inclusa, e dirvi ma tu prendi più di me perché io lo so. Non è bello, è un'informazione sensibile, un'informazione personale. Questo è un esempio banale, ma ci potrebbero essere progetti, documenti riguardo a diritti di produzione piuttosto che di proprietà intellettuali. Quindi tutta una serie di informazioni che devono essere protette. E devono essere protetti anche dai servizi in cloud. Io sfido chiunque a dirmi che non ha mai condiviso un file lavorativo su un cloud, Google, Dropbox, piuttosto che il cloud di Microsoft. Chiunque, tutti noi, capita, è successo di avere i dati aziendali o dati sensibili, che sono sensibili per qualcuno e sono importanti, all'esterno. Soprattutto nei servizi cloud, perché l'idea del cloud è poetica e romantica, ma in realtà il cloud non è nient'altro che il server di qualcun altro. Non sappiamo chi ci accede, non sappiamo chi ci fa manutenzione, se viene subappaltata. Alcuni ci dicono, ma noi facciamo la cifratura automatica, no, va configurata. Quindi non c'è la cifratura è un'opzione. E infine abbiamo i clienti. Noi dobbiamo comunicare con delle realtà che dipendono da noi per certi dati. Pensate magari a un ufficio di human resource che deve condividere con un'agenzia di assunzione dei dati, dei curriculum, sono informazioni sensibili, con l'esterno, con l'agenzia e viceversa. Quindi io devo fare in modo che quei dati siano protetti in maniera sicura e fare in modo che soltanto chi deve accederci li possa vedere, li possa utilizzare. È un problema? C'è la soluzione. La soluzione è che noi possiamo utilizzare con Data Security un metodo molto veloce, molto efficace, molto semplice per decidere quel file, quella cartella, quell'elenco di documenti, chi deve accederci, dare i privilegi e chi li può vedere. Per esempio, io creo un file, io sono l'owner, lo creo, lo condivido con Davide, che è il mio collaboratore, lo cifro, lo proteggo e lo condivido in qualunque modo voglio, via mail, via share, via cloud, non è un problema. Perché quel file sarà accessibile soltanto per quelle persone che io indicherò, in questo caso Andrea, un altro collaboratore, lo potrà visualizzare in maniera trasparente, io lo potrò visualizzare sul mio tablet, sul mio dispositivo mobile, perché ho l'applicazione, ma un altro utente che accede al file ci fa doppio clic, messaggio di warning, tu non sei autorizzato a decifrare il file, a vedere il contenuto di questo file. Andrea a un certo punto deve condividere questi file con un cliente e con una persona dell'R&D, perché deve fare delle modifiche a quel documento che io ho scritto. La persona dell'R&D, Alice, può accedere al documento, perché io l'ho autorizzata, attraverso un browser, attraverso un'applicazione che viene iniettata nel browser e mi permette di decifrare il file. Giuseppe continuerà a non vedere il documento e Andrea
che deve condividere quel file col cliente finale, lui fa in modo di aggiungere, perché gli ho dato i privilegi di aggiungere e aggiornare la lista degli autorizzati, a condividere il file in maniera sicura solo con questo utente esterno, Roberto, il quale, lo vedremo poi in un piccolo video, vi faccio vedere come funziona, lui riceverà una doppia autenticazione e solo lui potrà accedere al file, decifrarlo, vederlo, modificarlo e nel caso ricifrarlo e rimandarmelo indietro. Ma soltanto per la parte cloud condivisione file? In realtà no. Voi conoscete che Google Workspace è una soluzione cloud, pratica, resiliente, ma ci si può fidare ciecamente? In realtà no, perché appunto non sappiamo questi dati dove vanno a finire e per il cloud act non sappiamo questi dati chi ci può accedere. Potrebbe succedere che per qualunque motivo, senza neanche troppo stare a specificare e dichiararlo, qualcuno può andare a vedere all'interno cosa contiene. E cosa ci permette di fare? Proteggere la sicurezza dei dati, mantenerli protetti, dati sensibili, ci mantiene comunque la stessa user experience dell'uso della piattaforma Google, da creare fogli di lavoro, documenti Word, presentazioni, file condivisi. Semplice, non c'è nessun agent, in realtà vediamo che noi siamo l'ultimo step di quello che fa Google nel suo intorno di lavoro ed è user centrico perché è l'utente che decide chi può vedere, chi può fare cosa. Fondamentalmente Google lavora utilizzando il processo della CSE o della Client Side Encryption, noi col prodotto Google for Workspace ci inseriamo nel mezzo, Google cifra, mi permette di creare un documento già cifrato, mette le chiavi lei di cifratura, quindi voi direte, ma se cifra Google, Google sa la chiave. In realtà no, perché attraverso la piattaforma SDS for Google, noi cifriamo la chiave di cifratura di Google in maniera trasparente. Quindi Google ha il dato, Google ha le chiavi non ha le chiavi di cifratura perché sono protette da una mia chiave che mantengo sul mio server on-premise, all'interno magari una piattaforma hardware protetta di default e quindi permetto di utilizzare la condivisione normale di Google anche all'interno dell'infrastruttura, anche all'esterno in maniera trasparente, ma soltanto chi io decido di dare accesso attraverso una piattaforma di identity provider può accedere a quel file e può accedere decifrandolo. Tutti gli altri utenti, chiunque altro abbia in maniera fortuita accesso a quei file, sono praticamente spazzatura digitale. Quindi la protezione dei dati ha molteplici vantaggi perché innanzitutto protegge che i dati in cloud vadano persi e vadano in mani a persone che potrebbero trarne dei vantaggi e l'accesso a terzi. E inoltre mi permette di proteggere end-to-end, quindi sono io che decido, non Google, non l'azienda, non un'altra entità terza, sono io che decido quel file, chi può andare, chi ci può accedere e quindi garantisco la riservatezza dei dati in tutti i sensi della comunicazione, io, utente di remoto, se può effettivamente accedere al file oppure no e modificarlo e ridarmelo cifrato. Protezione efficacia contro i data leak e sfiltrazione da parte cybercriminali. Stamattina vi dicevo del doppio attacco, del doppio ransomware, ovvero io ti cifro i dati, ti chiedo il riscatto, se hai applicato una corretta policy di backup offline, tu te li ripristini, ma io ce li ho i dati, te li ho portati fuori e ti minaccio di pubblicarli. Se i dati fossero cifrati in maniera corretta con questo tipo di soluzione, il cybercriminale ha in mano semplicemente un sacco di spazzatura digitale con cui non ci può fare assolutamente nulla e quindi va a proteggere contro la perdita di dati, informazioni, perdite economiche importanti e pesanti per un'azienda. Ora, io ho finito, se puoi lanciare il primo video, vi faccio vedere come fisicamente funziona la soluzione, veramente vedete, è molto facile. Ellen lavora per l'azienda Eoli Lead. Il suo compito è gestire la fase di prospezione e analisi di fattibilità per lo sviluppo di un progetto di energia eolica. Lavora su mappe e dati tecnici sensibili di siti disponibili per accogliere futuri parchi eolici. I dati sono scambiati con organizzazioni esterne come la Direzione Regionale dell'Ambiente, ma anche internamente con i suoi team.
Tra i suoi interlocutori, ecco Jocelyn, che lavora in una società di subappalto incaricata di realizzare campagne di misurazione in diversi siti e che si affida a questi dati sensibili per convalidare la fattibilità dei progetti. Helen usa la soluzione di crittografia StormShield Data Security per proteggere i suoi documenti prima di condividerli con i suoi contatti. Dalla sua postazione di lavoro, Helen cripta un documento sensibile contenente dati tecnici riservati che non devono mai essere rivelati alla concorrenza. Compila gli indirizzi email delle persone autorizzate ad avere accesso al contenuto del documento, come Jocelyn e il suo team. Il documento sensibile ora è protetto localmente sul desktop di Helen. Ora può trasmettere questo documento criptato ai suoi destinatari via email o attraverso piattaforme di lavoro collaborativo nel cloud. Jocelyn recupera il documento protetto sul suo cellulare o sul suo desktop per decifrarlo e leggerlo. Riceve un'email dalla piattaforma StormShield che lo invita a connettersi al portale di crittografia attraverso il suo browser. La piattaforma gli invia una password, una tantum, via email che gli permette di autenticarsi per decifrare il documento che gli è stato inviato da Helen. Il documento riservato è ora decrittato localmente sul desktop di Jocelyn e lui potrà leggerlo. Jocelyn, dopo aver analizzato il documento, ha dovuto fare qualche modifica. Per mantenere riservati i dati scambiati, si connette al portale di crittografia StormShield e cripta il suo documento prima di rimandarlo a Helen. Il documento modificato è ora criptato sul desktop di Jocelyn e ha la sua protezione. Può essere trasmesso a Helen attraverso qualsiasi canale. La soluzione StormShield Data Security ha permesso una collaborazione sicura e criptata end-to-end tra utenti di diverse aziende con facilità, proteggendo i dati dall'host cloud. Compatibile con le soluzioni di cloud collaborativo più diffuse, StormShield Data Security è un servizio SaaS che permette scambi sicuri, facilità d'uso e una collaborazione efficace da qualsiasi dispositivo. La cosa molto importante che mi chiedono spesso è: ma il file lo scarica da qualche parte? No, quando io ricevo il file con qualunque meccanismo e apro il browser, io trascino, gli dico qual è la posizione, il processo di decifrazione del pacchetto, del file, avviene sul browser in locale e effettivamente ti fa vedere che è come se lo stesse scaricando, ma in realtà il file in decifratura non abbandona mai la macchina, neanche in cifratura, quindi è tutto in locale, con la chiave locale che poi viene autodistrutta nel momento in cui l'applicazione ha effettuato l'operazione. Ora, dicevo ieri e anche oggi che l'educazione delle persone alla sicurezza è un passo fondamentale. Persino noi, che appunto siamo appunto il gruppo Airbus, veniamo educati, vengono fatti dei video ironici molto focalizzati su vari aspetti della sicurezza, che sono tagliati per chiunque, dal tecnico alla persona che sta alla reception o lavora all'interno degli uffici. Se mi mangi il secondo file. Hello.
Persone è importante, ho tutta una serie di video che coprono tutti gli aspetti, anche quello dei social media, quindi quando ci insegnano a non divulgare mai su un social se non sia lavorativo, come può essere per esempio LinkedIn, a non divulgare mai che lavoro facciamo, per chi lavoriamo, che cosa facciamo. E vedo che è una cosa che molto spesso anche in aziende aerospaziali di un certo tipo tendono a dimenticare. Con questo vi ringrazio. Grazie a tutti. Grazie per avermi ascoltati. Per chi volesse informazioni, noi siamo ancora un pochino allo stand. Grazie ancora. Allora, ho evitato il Larsen questa volta. Concludiamo questa due giorni oggettivamente intensa, ma spero altrettanto interessante, con l'intervento di Alfredo Visconti, che ci riporta ad una dimensione di riflessione, analizzando un tema quanto mai attuale, che è quello della natura, da un lato fluida, dei dati e delle informazioni, e dall'altro lato del concetto di somma che è superiore alla somma delle parti, nel senso di creazione di dati sintetici che possono dire molto di più di quanto i singoli elementi, i singoli componenti potrebbero fare da soli. Prego. Buonasera. Allora, prima di tutto volevo, come abbiamo fatto l'anno scorso, ringraziare un attimo tutta l'organizzazione. E per essa, se Silvia viene un attimo qua, introduciamo il discorso esattamente come l'abbiamo concluso l'anno scorso. Questo è il bello della diretta? È il bello della diretta? No, 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 lo sai, perché l'anno scorso ti abbiamo ringraziato perché finalmente avevi anticipato i tempi. Quest'anno finalmente, visto che come associazione portiamo avanti il discorso per cui quando si fa sicurezza si deve fare tanta metodologia e si deve spiegare bene. Assolutamente. Finalmente quest'anno, visto che i partecipanti hanno spiegato pure la metodologia, per cui continuo a dire, è da seguire semplicemente perché tu l'anno prima ci dici quello che farai l'anno dopo, va benissimo. Se continuiamo così, a questo punto però l'anno prossimo mi avvisi un attimo prima. Domani sarà già ieri. Domani sarà già ieri, esatto. Praticamente siamo abbastanza avanti. Esattamente, esattamente. I gamberi, non so a che punto saranno, il presidente Alfredo Visconti è il presidente dell'ANDIP e vi introdurrà ovviamente quello che è l'argomento della protezione dei dati, dell'importanza della protezione dei dati, esatto. Di cui abbiamo parlato, e ovviamente l'associazione raggruppa tutta una serie di professionisti che offrono consulenza in questo settore. Sì, io ho un vantaggio rispetto agli altri, non devo vendervi niente. Per cui, come dico io, mi viene più facile raccontarvi la verità. Adesso, a parte gli scherzi, finalmente, non so chi ha seguito e chi segue cybersicurezza con una certa costanza, però finalmente quest'anno abbiamo cominciato a parlare di dati e di informazioni. Ancora dobbiamo terminare il percorso, perché noi dobbiamo arrivare a parlare, almeno per quanto riguarda la privacy, soprattutto di informazioni, anche perché ce ne dobbiamo fare una ragione. Il regolamento europeo non vieta in nessun articolo l'utilizzo dei dati. Il regolamento europeo parla di protezione dei dati personali, che è completamente un'altra cosa. E come vi ho detto qui, finalmente quest'anno siamo riusciti a fare questo passaggio metodologicamente veramente importantissimo, da protezione dei dati ad informazioni. Guardate che il dato in sé per sé non è assolutamente nulla, è un database diviso per tabelle, ognuno con la sua metodologia, ognuno con la sua costruzione, dove ci sono soltanto dei singoli record.
che di per sé non servono assolutamente a niente. È solo nel momento in cui, attraverso un passaggio di business intelligence e uno sviluppo serio di sistemi, si arriva all'informazione. È quella che dobbiamo proteggere con la privacy. La privacy, l'unica volta che nominano una certificazione, la nomina relativamente all'ISO 27001, che è la certificazione delle informazioni. Proteggere i dati significa proteggere informazioni. Quando vi è stato detto, e ve lo hanno ripetuto veramente in tutte le salse questi due giorni, chi perde i dati perde reputation, ok? Ha ragione, ma non perché perde i dati, perché sta perdendo business. Pensate a un'azienda che perde un database per le cose che ci ha spiegato prima gli amici di Storm, e tra parentesi complimenti perché hanno fatto una relazione, almeno per quanto mi riguarda, bellissima. Finalmente perdono di reputazione e non la recuperano, ma il problema non è la reputazione. Il problema, vi rendete conto che mole di dati ha perso? Significa stare fermi per 6-7 mesi prima di ricominciare a lavorare. Significa stare fermi per 6-7 mesi prima di ricominciare a mettere in piedi il business. Significa stare fermi anche 2-3 anni prima di recuperare reputazione. Quello che il regolamento europeo dice, e lo stiamo portando avanti da tantissimo tempo, è proprio questo. Dobbiamo cominciare a proteggere le nostre informazioni, che è diverso dal proteggere i dati. È logico che le due cose sono strettamente correlate. Però è logico che se non facciamo questo passaggio fondamentale non riusciremo mai a proteggerli tutti e due. Per noi che ci occupiamo di privacy, ma spero anche per chi si occupa di cybersicurezza, noi diciamo che la sicurezza, come l'affidabilità dei processi e tutto quello che ci leggete là, passa prima di tutto per una metodologia. Se qualcuno pensa di poter mettere in sicurezza la propria azienda perché ha acquistato dei software e prima non ha fatto formazione ai dipendenti per spiegargli quei software che fanno, non ha fatto formazione ai dipendenti per spiegargli come si utilizzano le mail, sto parlando di cose basilari, non ha fatto formazione per dirgli come si deve interagire sul mondo internet e non ha fatto metodologie per spiegare ai propri dipendenti quali dati possono lasciare in giro per il mondo e quali no, guardate che possiamo acquistare la tecnologia più bella, saremo sempre bucati. E questo è il motivo per cui stanno prendendo piede i dati di sintesi. Se noi oggi vogliamo lavorare solo con i dati, incappiamo nel GDPR, perché quello dice in maniera chiara che il dato delle persone non può essere utilizzato se non adeguatamente protetto. Questo significherebbe limitare il mercato. Sto pensando al mercato industrie farmaceutiche che trattano dati sensibili, per cui assolutamente qualcuno legge gli articoli 32 e 35 e dice non si possono utilizzare, non è assolutamente vero, quei dati possono essere utilizzati ma non come dati, quei dati devono essere protetti, devono essere convertiti in dati di sintesi, ok? E a quel punto possono essere protetti e nella conversione non se ne perde il valore, e questo è l'elemento fondamentale. All'industria farmaceutica, per fare l'esempio, non interessa se Alfredo Visconti prende la tachipirina, all'industria farmaceutica interessa che persone di sesso maschile fra 50 e 60 anni fanno un uso e hanno le loro giuste proporzioni, ma così ho trattato dei dati che non hanno un valore informativo di marketing per l'azienda, ma non è assolutamente un valore riconducibile alla singola persona, quindi posso tranquillamente utilizzarli. Purtroppo questo è uno di quei passaggi che soprattutto nel mondo legale non è molto chiaro. Vi scontrerete, mi auguro di no, ma purtroppo penso di sì, con legali che vi dicono no, non si possono utilizzare. Scusatemi, secondo voi si poteva mai fare un regolamento europeo che inibiva l'utilizzo di qualcosa che genera mercato e quindi posti di lavoro, economia e quant'altro, semplicemente perché stavamo trattando dei dati? Il regolamento è scritto bene, il regolamento ci dice come dobbiamo utilizzarli. Naturalmente tutto parte, lo vedete, ve lo leggete da soli, tanto penso che poi ve le metteranno pure a disposizione queste slide,
Si parte da un dato grezzo, si arriva all'informazione attraverso strumenti di business intelligence, di intelligenza artificiale, oramai se ne parla tantissimo, fino ad arrivare a questo punto a poter utilizzare in modo corretto i dati. Ma i dati sintetici, tra parentesi, apportano un valore economico alle aziende non indifferente. Pensate voi, se fossero abbastanza intelligenti le aziende che fanno call center o telemarketing da effettuare campagne pubblicitarie con dati sintetici invece che con dati e telefonate a sprombattuto ad Alfredo Visconti piuttosto che a Silvio o quant'altro in qualsiasi ora del giorno e della notte. Significa utilizzare i dati sintetici, rimettere in piedi un mercato. Il mercato dei call center oramai è in negativo da 4 anni. Le aziende che prima fatturavano in doppia cifra stanno scendendo da 4 anni. Perché? Perché non riescono non hanno capito come devono utilizzare questi dati. E per chi segue la privacy, dal 1 giugno sarà ancora peggio. Perché io vi ricordo che dal 1 giugno entra in vigore il nuovo registro delle opposizioni, che diversamente dal precedente permette all'utenza una maggiore tutela, perché la telefonata che io ricevo dal 2 giugno la posso contestarla. Io se mi iscrivo al nuovo registro delle opposizioni, nessuno mi può telefonare. Se qualcuno mi telefona, io gli posso chiedere quando ti ho dato il consenso e gli posso chiedere di vedere quel consenso. Quindi si sta stravolgendo, il problema è un altro sul mercato lavorativo, è che tutti vogliono vedere la privacy come un costo. La privacy costa veramente pochissimo per chi fa cyber sicurezza nel vero senso della parola, perché a quel punto si tratta di scrivere dei manuali, di mettere in piedi delle metodologie e di non fare altro che portare i propri dipendenti a un livello di conoscenza in materia di privacy un attimino più elevato, ma non ci sono veri e propri investimenti da fare. Diverso è il concetto del DPO che arriva in un'azienda dove la cybersicurezza non sapevano nemmeno che esisteva e allora cambia il mondo, mi rendo conto, ci sono investimenti da fare, però gli investimenti non si fanno perché ci dobbiamo mettere in regola con la privacy, si fanno perché ci dobbiamo mettere in regola con il mercato. Oltre ai dati sintetici, o meglio, più che per i dati sintetici, un altro dei motivi fondamentali per cui dobbiamo assolutamente forzarci a fare questo passaggio metodologico dal dato grezzo al dato sintetico, secondo noi, è questa slide. Voi vedete a destra o a sinistra, dipende da come la guardiamo, quello che ci dice il garante. Il garante col GDPR ci dice che il dato fa questo giro, cioè c'è una raccolta di dati, deve spiegarne la finalità, si vede l'aggiornamento dei dati e tutto il mondo ci dice come vivono questi dati. In quell'altra slide c'è come il dato vive nella realtà ed è quello che prima dicevano le persone di Storm, se non sbaglio. È vero, stanno sulla rete, stanno sui cloud, però li trasmettiamo con le mail, li trasmettiamo con i social, li trasmettiamo con i tablet e il problema è che trasmettiamo senza mai crittografare un dato, li rendiamo sempre pubblici, quindi stiamo andando incontro a qualcosa di pericolosissimo per due motivi. Prima di tutto perché con una mail potrei rendere pubblico un documento particolare e WikiLeaks la conoscete tutti quanti, è inutile che ci torniamo sopra. Ma soprattutto per un altro motivo, perché io azienda, semplicemente perché non ho fatto iscritto le metodologie per dire ai miei dipendenti come deve usare queste tecnologie, mi devo assumere la responsabilità di una violazione che casomai ha fatto qualcun altro. Vi faccio un esempio classico. Mando la mail a un fornitore dicendogli serve questo, questo e questo per queste 3 aziende. Che hanno queste 3 tipologie di problemi e casomai ci metto qualche notizia riservata su questi 3 fornitori. Io ho mandato una mail, dopo se il fornitore quella mail l'ha resa pubblica, il problema è del fornitore. Questo è uno dei problemi principali della privacy a livello di sanzioni, è stabilire me azienda che perimetro devo coprire.
ma per poter essere, poter dire questo è il mio perimetro, significa che io ho spiegato ai miei dipendenti come devono gestire le mail, come devono gestire WhatsApp. WhatsApp è il classico esempio, l'avrò sicuramente detto anche agli altri anni, ma ve lo ripeto, alzasse la mano chi a breve non si aspetta di ricevere pure un contratto su WhatsApp, perché oramai su WhatsApp ci gira veramente di tutto, ci gira veramente di tutto. Il problema è che noi non abbiamo un'educazione per gestire questi mezzi, mezzi social, altrimenti la Polizia di Stato non dovrebbe riempirci tutti i giorni con delle attenzioni a queste notizie, attenzione a quest'altro. WhatsApp usato in maniera veramente... andiamo avanti. Ma soprattutto, forse non ci rendiamo conto della qualità delle informazioni che noi facciamo girare. C'è un video, se qualcuno ha tempo a casa, se andate su YouTube... c'è un, basta scrivere, mi sembra, stupendo spot belga, su stupendo spot belga, vi esce uno spot di un famoso presentatore francese, se non sbaglio, che non ha fatto altro che mettersi in una piazza, prendere delle persone, farsi credere un mago, e gli diceva che gli avrebbe letto il futuro, passato, presente e futuro. Li portava sotto una tenda. Allora, di queste persone ha scoperto, ad alcune gli ha detto addirittura l'IBAN, il numero di IBAN, ad altri gli ha fatto vedere il suo estratto conto, ad altri gli ha fatto vedere la carta di credito, i numeri, compreso di CVC e gli acquisti che aveva fatto. Quando lo abbiamo intervistato come associazione, nel video poi si scopre, ma quando l'abbiamo intervistato con l'associazione, lui ci ha confermato che quel filmato è stato registrato in pochi minuti per ogni singola persona. Non aveva fatto altro che mettere delle persone a guardare sui vari social. La persona di cui vi ha dato la carta di credito, che è la cosa più eclatante, di cui ci ha dato la carta di credito, che è la cosa più eclatante, non si era accorta di aver postato una fotografia dove faceva vedere la sua carta di credito per gli acquisti, scordandosi che dietro c'aveva uno specchio. Ingrandendo la foto si vedeva il CVC, quindi i tre numeri, quella carta era utilizzabile. Io sapevo il numero, la data di scadenza, l'intestazione e il CVC, la potevo tranquillamente utilizzare. Questo è per farvi capire che a livello di utenza semplice, come siamo tutti quanti, dobbiamo veramente prestare una maggiore attenzione. Ma è per farvi capire che cosa significa informazione e non dato. Informazione può essere presa anche da una singola fotografia fatta male, questa persona è stata particolarmente sfortunata, questo è fuori discussione, però è per farvi capire fin dove si può arrivare anche con una singola fotografia. I dati sintetici sono il futuro di domani, non so se sono il futuro di domani, so per certo che sono il presente di oggi. Tenete presente che il garante ha praticamente, non dico minacciato perché il garante non minaccia, anzi questo garante è molto attento alle parole, però ha ampiamente fatto capire che la bolla per cui salvi tutti perché siamo passati a un nuovo regolamento è finita. Cioè, se guardate le ultime sanzioni fatte dal garante, non, il garante non sta inseguendo più Enel, Eni, Telecom, quelli li sta inseguendo, ma oramai è passata quasi il 45% di sanzioni fatte a medie e piccole aziende, quelle che fino ad oggi non si sono assolutamente calate nel mondo privacy, e quindi è qualcosa che si trascina. Vi faccio un esempio, io ai miei clienti quando faccio l'ispezione alla fine dell'anno mando sempre anche una mail ai fornitori dicendo che li voglio sentire, li ho naturalmente nominati responsabili, che li voglio sentire, voglio capire loro che cosa fanno. Beh, io sui miei fornitori, nonostante li avessi nominati responsabili, vi assicuro che la quasi totalità non aveva messo in piedi assolutamente nulla, aveva firmato quel modulo senza rendersi assolutamente conto. Bisogna assolutamente cambiare questa tendenza, perché altrimenti la perdita di dati diventerà sempre più consistente. Tra parentesi, e chiudo, vi faccio solo un esempio. Per motivi particolari
una persona che conosco è andata a Londra, mi ha fatto un piacere. Dal giorno dopo io ho cominciato a ricevere telefonate su cose che potevo fare soltanto se stavo a Londra. Capite da soli che non sono girate mail, non ho fatto telefonate, non abbiamo fatto assolutamente nulla di strano soprattutto, però sono cominciate ad arrivare tutte queste telefonate, per cui facciamoci una ragione, naturalmente non per spaventarci, siamo sicuramente ascoltati, il nostro telefonino è continuamente sotto controllo e chi dice di no mi spiegherà un giorno come mai gli arriva il messaggio aggiorna il tuo sistema Android piuttosto che il bellissimo Apple che ci sta. Se quello sa a un certo punto che deve aggiornarsi, significa che sul mio telefonino ci è arrivato e ha verificato che non ero con l'ultima versione. Se ci arrivano in continuazione aggiornamenti sui tablet, sui computer e quant'altro, significa che sto aprendo una serie di porte stratosferiche all'ingresso di questi dati qua. Allora noi non ci dobbiamo spaventare, dobbiamo sicuramente andare oltre, ma vi assicuro che le previsioni degli economisti, se ne andate a guardare su internet, prevedono un calo di fatturato dovuto a perdite di brand, mancanza, non perdita, di reputazione, quindi significa che incominceranno a controllare anche chi ha reputazione e chi no, con numeri veramente interessanti. Oramai siamo nel mondo per cui noi un ultimo progetto che abbiamo fatto è sulla mail reputation. Tutti siamo abituati alla brand reputation. Adesso forse non lo sapete, ma esiste anche, e lo sapete sicuramente, la mail reputation. Per cui quando fate un acquisto c'è un software che stabilisce se quella mail che abbiamo messo per quel determinato acquisto che grado di reputazione ha, se è stata coinvolta in spam, se ha fatto spam direttamente, se è su un dominio che ha usato per il marketing o meno, tutto, su che numero di telefono è collegata, tutta una serie di notizie che non sono notizie fatte per creare terrore, sono notizie per proteggere, perché le aziende oramai per proteggersi sugli acquisti online gli è rimasto soltanto una cosa: non potendo intervenire sui gestori delle carte di credito, controllare le mail e i numeri di telefono. E quando io su queste mail e numeri di telefono che metto insieme all'acquisto ho una reputazione, posso determinare un certo valore inteso come attendibilità. Sono cose vere, sono cose false. Io vi ricordo soltanto una cosa che è stata sui giornali in questi giorni. Sembra che a causa di una mail, ma è quello, per citare soltanto due attività, è saltata prima di quest'estate la Regione Lazio, e penso che l'avete letto tutti quanti, e Ferrovie dello Stato ancora non è ripartita al 100%, sta passando dei brutti momenti da quasi un mese. In uno un errore umano, nell'altro una gestione dei dati poco attenta. Comunque è questo. Il futuro è questo, è metodologia, e per fortuna qui ne abbiamo sentito parlare tanto, fare questo passaggio culturalmente molto importante che non costa, non impatta sui costi tra dato grezzo e dati sintetici, e capire che i nostri dati sono dei dati in continuo movimento. Per cui è inutile che io spendo soldi per la mia cybersicurezza se guardo solo la rete aziendale. La rete aziendale poi, causa pandemia, si è aperta alle VPN, si è aperta a un mondo particolare che se non stabiliamo di mettere effettivamente sotto controllo continuerà a generare dei danni. Per cui sicuramente, lungi da me il dire che i software non vanno acquistati, i software vanno acquistati, però prima di acquistarli, soprattutto se non vogliamo buttare soldi, bisogna fare un serio assessment metodologico che ci porta a configurarlo per bene. Questo è a tutela dell'investimento in cybersicurezza. Poi ognuno può fare quello che vuole. Se abbiamo tanti soldi, spendiamo tanti soldi, compriamo i firewall più belli che ci sono, come penso li avesse Ferrovie dello Stato o Enel quando è saltata Enel, però poi
sono le regole, se non si conoscono le regole e l'utilizzo di quelle regole, perdiamo dei seri dati e delle serie informazioni. Io ho finito e vi ringrazio, ringrazio Silvia e tutto lo staff per il lavoro fatto. Spero, vi ringrazio personalmente perché finalmente siamo tornati in una presenza seria, non della presenza dell'anno scorso. Allora, siamo arrivati alla fine, esausti ma spero soddisfatti. E l'unica cosa che posso dire è ci rivediamo l'anno prossimo, stesso canale, stessa ora, stesso canale direi. Grazie. Grazie mille, ci vediamo nel 2023 per l'edizione 2023 dell'ECDRIATIC, il primo hackathon dell'Agriatico, è una versione business con Cyber Security Forum che spero porterà ancora nuove novità, si può dire, in questo settore, nuove metodologie e soprattutto tanto business matching di cui si ha bisogno per il Centro Sud Italia. Grazie Massimo, ho fatto la chiusura davanti a te. Yeah.